Bassi, Bavasso, Bettiol, ok, scusi, Bortoluzzi, Bristot, Simone, Candeago, Capraro. Signori, chiedo scusa, scusatemi, non riesco a sentire, vi chiedo veramente scusa. Cassol è assente, Costa, Dalla Corte, De Biasio è assente, De Pellegrin, Oscar, assente giustificato, Farina, Ferro, assente, vabbè, è assente per il momento. Allora, Gallon, Garzotto, La Grua, Marotto, Massaro è arrivato? No, scusatemi, assente, Mella, Nicolini, Olivotto, Lucia, no, è assente, Perale, Marco, non c'è, ok, Pincitore, Rasera, Berna, Samaria, Soccal, Sovilla Marzio è assente giustificato, Stefani è assente giustificato, Trabucco, Vignato. Allora, è arrivata Cassol, Maria Teresa è arrivata e Olivotto è arrivata. Bene, andiamo un po', 1, 2, 3. Abbiamo 26 presenti, Presidente. 26. Allora, 26 consiglieri presenti, la seduta è valida. Allora, io mi raccomando di usare la mascherina, anche perché c'è veramente una recrudescenza delle forme virali, sia Covid, sia proprio forme influenzali, e sono abbastanza pesanti, per cui vi chiedo questa cortesia, anche per rispetto del vostro vicino. Grazie. Allora, nomino come vicepresidente della seduta consigliare della Corte Valentina, come scrutatori per la maggioranza Garzotto Massimo e per la minoranza Candeago Anna. Allora, sono pervenute 3 domande di attualità. La prima viene proposta dal consigliere Nicolini e Candeago. Prego, se vuole esporre la domanda d'attualità. Grazie Presidente, la leggo. Premesso che ci è stato comunicato per le vie brevi e poi successivamente appresa dagli organi di stampa la chiusura del centro Piero Rossi sito in piazza Piloni. Preso atto che non c'è stata alcuna eco sulla stampa e che né il Comune di Belluno né tantomeno l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi hanno ritenuto di comunicare alcunché alla cittadinanza. Valutato che il vuoto lasciato dalla chiusura del centro Piero Rossi, sommato al degrado dei volumi edilizi adiacenti, sempre appartenenti al volume storico originario della ex caserma dei Vigili del Fuoco, nylon che recentemente si sono del tutto deteriorati, non sono di certo elemento promozionale del centro storico ed in genere della città di Belluno. Preso altresì atto che ad oggi né nelle linee programmatiche del sindaco in fase di insediamento né nei consigli comunali successivi sono emerse in modo netto le volontà programmatiche del Comune di Belluno in relazione al rapporto con l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, tutto ciò premesso, ricordato il valore fortemente simbolico e storico della struttura, si chiede gentilmente di conoscere come mai il Comune di Belluno non abbia ritenuto di comunicare la chiusura del suddetto centro Piero Rossi al Consiglio Comunale. Si chiede gentilmente di conoscere le motivazioni della chiusura e quali eventuali progettualità insistono sullo stesso centro e sull'intero volume, soprattutto in riferimento al corpo non utilizzato. Si chiede infine gentilmente di conoscere, a fronte di quanto sopra esposto, se il Comune di Belluno intenda portare le più complessive problematiche e progettualità in uno specifico punto all'ordine del giorno in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale. Grazie mille.
La seconda domanda di attualità è stata presentata dal consigliere Rasera Berna, se vuole presentarla, prego. Allora, domanda di attualità, il sottoscritto consigliere comunale, premesso che dopo la stesura dell'ordine del giorno della presente riunione, il 26 novembre, l'assessore Roccone ha comunicato alla stampa che il bando di gara per la gestione degli impianti del Nevegar sarà pronto entro la corrente settimana e che entro il 15 dicembre sarà emanato, che prima del 15 dicembre non sono previsti i consigli comunali, che quindi il presente è l'unico consiglio comunale in cui i consiglieri possano essere informati dello stato della situazione prima della sua evoluzione definitiva, cosa fra l'altro oggi mancata se non per effetto della risposta a una precedente interrogazione, che non vi sono a fronte di un atto amministrativo in fieri motivi di riservatezza che impediscano di avere informazioni sullo stesso, formulo la presente domanda di attualità rivolta al sindaco dell'assessore competente per dagli stessi sapere: uno, quali siano i punti fondamentali previsti dal bando, anche in relazione a quelli individuati dalla delibera 282/2020 della Giunta Comunale; due, se venga data completa attuazione all'atto di indirizzo espresso con delibera 82/23/10/2020 del Consiglio Comunale. Bene, la terza domanda di attualità è stata presentata dal consigliere Olivotto, se vuole presentarla, grazie. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Si presenta la seguente domanda di attualità, la sottoscritta, consigliera comunale, premesso che in data 29 novembre 2022 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale numero 1034 relativa all'affidamento del servizio di supporto al RUP per la predisposizione del bando di gara per l'affidamento della gestione degli impianti di risalita del Nevegal, che nella suddetta determinazione si fa riferimento ad un accordo di programma tra Comune e Regione per la concessione di un contributo per la manutenzione degli impianti, accordo che parrebbe essere stato sottoscritto in data 28 novembre 2022. Interroga il sindaco assessore competente per sapere a quanto ammonta il contributo regionale definito nell'accordo di programma citato nella suddetta determinazione dirigenziale, per quanti anni è previsto il contributo e la tempistica di erogazione. Grazie. Allora, le risposte saranno date al termine della trattazione degli ordini del giorno, se volete. Okay. Allora, se tutti siete d'accordo, ok, allora andiamo alla trattazione del primo ordine del giorno. Assessore Roccon, prego. Scusa, prima domanda di attualità, scusate. Buongiorno a tutti, buon lavoro a tutti. Rispondo alla prima domanda di attualità del consigliere Nicolini, arrivata in tempo utile per dare una risposta. Allora, a seguito della richiesta intrapresa dal consigliere Nicolini, si precisa quanto segue. Il contratto d'affitto tra l'ente parco e la cooperativa che gestiva i locali scaduti da oltre un mese Non è stato rinnovato, stante il possibile difficoltà nel prorogarlo e anche nel rinnovarlo a causa delle difficoltà economiche della cooperativa stessa. I locali sono stati dati in comodato d'uso con regolare contratto al Parco Nazionale Dolomiti, che sulla struttura ha in essere un finanziamento di circa 1.100.000 euro con un progetto di riqualificazione da eseguire nel corso del 2023. A seguito delle difficoltà nella struttura tecnica del parco, si sta lavorando per definire un RUP che dovrà seguire le opere sia in fase progettuale che operativa. Il bar stesso è interessato ad una riqualificazione e anche per tale motivo, visti i lavori previsti, il parco ha deciso di non rinnovarne l'apertura. Il museo comunque rimane aperto. A titolo informativo, il Comune di Belluno sta proprio in questi giorni lavorando in sinergia con il parco per dare una riqualificazione dell'area del Lardo tale da consentire una maggiore fruibilità che dalle caserme Bortolt possa portare i turisti e appassionati di trekking a visitare il centro Piero Rossi e conseguentemente la città, passando appunto lungo la valle del Lardo. Consigliere Nicolini, è soddisfatto della risposta? Allora, se vogliamo rispondere anche al secondo ordine del giorno proposto dal consigliere Rasera Berna, prego, assessore Roccon.
Sì, sulla questione naturalmente vige l'assoluto riservo nel contesto dei contenuti di questo bando peraltro rivisto, risponderò poi a un'interrogazione presentata dal gruppo Vignato, Costa e Samaria, dando alcune indicazioni in più rispetto a quello che sta chiedendo il consigliere Rasera Berna nella sua domanda di attualità. E certo è che noi stiamo rivedendo un bando che ha di per sé una novità nel contesto di acquisizione e di contemporanea gestione degli impianti, e quanto presentato e avvenuto fino a un paio di mesi fa non era sostenibile da questo comune. E quindi abbiamo dovuto ripercorrere una nuova strada, rivalutare gli aspetti economici e anche di ricaduta per il bilancio di questo comune, trovando ovviamente collocazione in quelle che sono le delibere espresse da questo Consiglio Comunale in fase di avvio della procedura di acquisizione e di gestione degli impianti, e quindi conseguentemente portare a un bando che puro europeo possa essere vedere la luce entro quest'anno. Stiamo definendo in questi giorni gli ultimi aspetti, passeremo poi la palla alla stazione appaltante unica della provincia di Vicenza e da lì in poi andremo a emanare il bando europeo che vedrà la luce, spero prima di Natale. Insomma, questi sono un po' gli accordi avuti con chi di interesse. Il tempo non ci ha aiutato ovviamente a definire un progetto che sia sostenibile sulla bancabilità e anche sull'operatività, e certamente aver ripreso per mano tutta la questione non è stato assolutamente facile. Consigliere Gerberna, è soddisfatto? Sì, facile dire che non sono soddisfatto perché la risposta non c'è stata. Anzi, una risposta c'è stata, cioè che questo Consiglio Comunale non saprà nulla prima che il bando sia definitivo. Il che è una scelta, non è una scelta obbligata, perché ovviamente il riserbo c'è nei confronti degli eventuali e degli eventuali incontri con gli interessati, ma non certo per quanto riguarda il potere e dovere dei consiglieri comunali di sapere che cosa succede rispetto a un atto amministrativo che si sta compiendo. E quindi non posso fare altro che dire che aspetteremo di vedere, però anche tutte le valutazioni sui costi, sulla sostenibilità, eccetera, eccetera, visto quanto era stato fatto prima e visto quanto non si sa di adesso, restano veramente lettera assolutamente morta. Grazie. Bene, sono state presentate tre interrogazioni. La prima interrogazione è stata presentata da parte dei consiglieri Costa, Samaria e Vignato ad oggetto come si sta organizzando il Comune in vista dell'avvio dell'ambito territoriale. Prego, se volete presentarlo. Buon pomeriggio a tutti. Allora, la nostra interrogazione ha come oggetto come si sta organizzando il Comune in vista dell'avvio dell'ambito territoriale e sociale. Premesso che la Regione Veneto, in ottemperanza alla legge numero 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha determinato gli ambiti territoriali in cui si valorizza il ruolo dei comuni in rete diffusa nel territorio per la funzione di organizzazione e gestione dei servizi sociali. Per la provincia di Belluno, la Regione ha determinato, con decorrenza 1 gennaio 2023, il nuovo ambito territoriale sociale con capofila il Comune di Belluno. Con l'avvio dell'ATS saranno delegate ai comuni ed in particolare al Comune capofila per l'intero ambito tutte le attività di sostegno sociale oggi in capo alla Regione, quali il reddito di inclusione attiva, il sostegno all'abitare e la povertà educativa ed altre. Che per lo svolgimento di detta attività la Regione impone di adottare modalità organizzative e gestionali più rispondenti al territorio e di orientare il sistema degli interventi e dei servizi sociali da coordinarsi con quelli sanitari e sociosanitari in maniera innovativa e adeguata alle problematicità. Con delibera consiliare del 14 novembre 2022 è stato recepito l'importo di provenienza ministeriale di 301.442 euro di fondi SIOS
destinato all'assunzione di assistenti sociali dell'ATS da trasferire ai comuni per la loro competenza. Per svolgere l'attività di capofila dell'ATS, il comune di Belluno necessita anche di nuove risorse finanziarie. Tutto ciò premesso, si chiede al sindaco e all'assessore competente a che punto è da parte dell'amministrazione il programma per l'avvio dell'attività del nuovo ATS, se sono state definite con la Regione e l'ULS 1 Dolomiti le modalità per il corretto e tempestivo passaggio dei compiti, nonché delle risorse umane e finanziarie necessarie alla gestione di detta nuova attività. Quali risorse interne ed esterne al Comune vengono utilizzate per l'avvio e la gestione dell'ATS e quali impatti avranno sul bilancio comunale? Se è stato predisposto uno scadenziario ed un piano economico finanziario dei vari servizi sociali di cui dovrà occuparsi il Comune e quando detto piano verrà portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Quali sono le scelte dell'amministrazione in termini di priorità funzionali al miglioramento dei servizi sociali erogati in comune a favore dei cittadini e se sono state discusse con la cittadinanza, associazioni, imprese ed altri portatori di interesse? Grazie. Passiamo a un'altra interrogazione, sempre da parte dei consiglieri Costa, Samaria e Vignato, ad oggetto a che punto sono i progetti finanziati dal secondo piano di riqualificazione urbana. Prego, se volete la presentazione. Sì, l'oggetto è a che punto sono i progetti finanziati dal secondo piano di riqualificazione urbana. Premesso che la precedente amministrazione ha presentato al Governo una serie di progetti per la riqualificazione urbana di edifici e aree urbane da finanziare con i fondi del PNRR, che detto secondo piano di riqualificazione urbana è stato finanziato dal Governo per un importo complessivo di 19.989.000 euro, che sono importanti risorse destinate a migliorare i servizi, i fabbricati comunali e la promozione turistica di Belluno, che con delibera consigliare del 15 luglio 22 sono state finanziate le spese di progettazione del nuovo polo scolastico a Cavarzano e la ristrutturazione dell'ex caserma Vigili del Fuoco di Mussoi. Da allora non si sono più avute notizie sullo stato d'avanzamento dei suddetti progetti, nonché di tutti gli altri appunto destinati alla riqualificazione urbana che sono noti e che non leggo in questo momento. Per non perdere il finanziamento, dette opere devono essere cantierate entro il 24 e completate entro il 26, quindi in tempi materiali molto stretti per la progettazione e la costruzione di opere pubbliche. Tutto ciò premesso, si chiede al sindaco e assessore competente a che punto è l'avanzamento dei lavori di tutti i progetti di questo secondo piano di riqualificazione urbana, quali risorse interne ed esterne al Comune vengono utilizzate per la progettazione e l'esecuzione dei progetti, se in considerazione degli aumenti delle materie prime e dell'inflazione è stato aggiornato il quadro economico finanziario di ogni singolo progetto e quando tutti verranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale, quali sono le scelte dell'amministrazione in termini di priorità funzionali di miglioramento dei servizi comunali erogati e di scelta alla luce degli importi aggiornati, ovvero quali saranno realizzati e quali saranno esclusi? Se sono previsti altri progetti, oltre a quelli del secondo piano di riqualificazione urbana, che possono avvalersi dei numerosi bandi di gara emessi e finanziati da Regione, Ministeri e PNRR. Se detti progetti sono stati presentati e discussi con la cittadinanza, associazioni, imprese ed altri portatori di interesse e se sono stati valutati gli impatti economici che ogni singolo progetto avrà sul bilancio comunale. Grazie. Grazie Presidente. Allora appunto l'oggetto della nostra interrogazione riguarda la trasformazione in fondazione del Consorzio DMA Dolomiti, chiedendo quali sono le scelte dell'amministrazione. Premesso che il Comune di Belluno è socio del Consorzio DMA Dolomiti. Ricordato che ad inizio del 2022 l'Assemblea dei Soci del Consorzio DMA Dolomiti ha approvato all'unanimità il progetto di trasformazione dell'attuale società consortile in una fondazione avente i requisiti atti a ricevere e gestire fondi pubblici. I soci sono chiamati a deliberare ed approvare con delibera di consiglio la trasformazione del consorzio in fondazione. Dato atto che è prossima la conclusione della procedura di trasformazione. Dato atto che la provincia di Belluno e buona parte dei comuni soci del consorzio hanno adottato le delibere di consiglio che approvano la trasformazione della DMO in fondazione ed il relativo schema di statuto. Visto che il Consiglio Comunale di Belluno non è ancora stato chiamato ad esprimersi in tal senso. Visto il ruolo cui è chiamata la costituenda fondazione nell'ambito dello sviluppo e della promozione dell'intero territorio bellunese, dentro e fuori regione, e che il comune capoluogo non può rimanere in disparte rispetto a una prospettiva di sviluppo provinciale, tutto ciò premesso, si interrogano il sindaco e l'assessore al turismo per sapere
quali sono le intenzioni dell'amministrazione in merito e quindi, nel caso si intenda aderire alla costituenda fondazione, in che tempi la questione verrà portata all'attenzione del Consiglio? Nel caso non si intenda aderire, quali sono le motivazioni alla base di tale decisione? Grazie. Se ci sono altre interrogazioni o domande di attualità, bene. Allora, per completare un attimo il discorso sulle domande di attualità, visto che ne abbiamo fatte due, se voi tutti siete d'accordo, io direi di dare spazio anche alla terza domanda di attualità della consigliera Olivotto, per cui chiedo all'assessore Roccon se vuole dare una risposta. La domanda di attualità è stata presentata un'ora e mezza prima del Consiglio, in tempo utile ovviamente per dare una risposta, risposta che non riusciamo a dare ovviamente perché gli uffici, uno è malato e conseguentemente non volevo dare la risposta da assessore senza aver interpellato gli uffici, quindi chiedo alla consigliera se vuole trasformarla in interpellanza o interrogazione. Se il consigliere Olivotto vuole trasformare la sua domanda di attualità in interrogazione. Interpellanza, prego. Beh, a questo punto non posso fare altro, si so che ho presentato, inviato la domanda che erano circa le due, quindi un'ora e mezza prima del Consiglio. Non sono neanche domande difficili, per quello, perché almeno sapere quanto è sto contributo, almeno l'importo, quello magari si poteva anche rispondere, forse non era tanto difficile da recuperare. Comunque, non avendo altre possibilità, la trasformo in interrogazione in cui mi sarà data risposta al prossimo Consiglio. Bene, allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 28 settembre 2022, approvazione ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il verbale della seduta del 28 settembre 2022 è stato depositato agli atti e si intende dato per letto. Se ci sono osservazioni o contestazioni, prego. Se sì, se volete prenotarvi. Bene, non ci sono prenotazioni. Quindi il verbale deve intendersi approvato senza votazione ai sensi dell'articolo 56,5 del regolamento. Passiamo al punto 2. Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale del 17 ottobre del 22, approvazione ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il verbale della seduta del 17 ottobre 2022 è stato depositato agli atti e si intende dato per letto. Anche in questo caso, se ci sono osservazioni o contestazioni, si prega di prenotarci. Non si è prenotato nessuno, quindi il verbale deve intendersi approvato senza votazione ai sensi dell'articolo 56,5 del regolamento. Andiamo al punto 3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio, sezione piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2023-2025, approvazione atto di indirizzo e obiettivi strategici. La Commissione consigliare ha espresso parere favorevole a maggioranza, passo quindi la parola al segretario comunale, responsabile della prevenzione e della corruzione, per la presentazione. Prego. Sì. Il punto è stato già illustrato in commissione, quindi cercherò di essere brevissimo. Si tratta di un adempimento che è previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e non dalla legge, il quale piano invita l'organo di indirizzo consiliare di dare delle indicazioni sul contenuto che il piano dovrà avere in sede di redazione da parte del responsabile e in sede poi di adozione da parte della Giunta. La reale novità, diciamo l'unica vera novità, sappiamo che questo strumento è in vigore dal 2013 e questa previsione, se non ricordo male, di 2-3 anni dopo. La reale novità è che questo strumento deve essere integrato
con il PIAO, il nuovo strumento di programmazione che andrà a sostituire tutta una serie di altri strumenti di programmazione dell'ente che non sto qui a enumerare, tranne che se volete poi dopo con una specifica domanda, e che quindi ci porterà a rendere uno strumento, a redigere uno strumento integrato attraverso tutti questi piani, dove anche in relazione alle varie, a determinate misure di valore pubblico che danno luogo a specifici obiettivi strategici operativi, che a loro volta impattano con misure di rischio, occorrerà fare dei riferimenti sulle misure di prevenzione. Resto disponibile per ogni domanda. Chi vuole prenotarsi, apro la discussione. Consigliere Trabucco, prego. No, scusate, ho sbagliato. Sì, allora, buon pomeriggio a tutti, alla Giunta, ai colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione. Ma semplicemente un intervento molto semplice per un invito anche ai colleghi dell'opposizione a votare all'unanimità questa proposta di deliberazione numero 4496 del 21-11 del 2002, proprio per la peculiarità della natura giuridica dell'atto strategico e programmatico che questo Consiglio è chiamato ad approvare. Il segretario comunale lo ha detto molto bene, in seguito alla legge di conversione 113 del 2021, legge di conversione del decreto reclutamento, come sapete tutte le amministrazioni, esclusi gli istituti scolastici, con un numero di dipendenti superiore a 50, è chiamato ad adottare questo nuovo strumento, il PIAO, che rientra in quell'opera di razionalizzazione degli strumenti di pianificazione da parte della pubblica amministrazione. Quindi siamo davanti davvero a un provvedimento che poi avremo modo di analizzare nei dettagli, quindi in maniera specifica dal 2023 al 2025, nel triennio, e che però ha un ruolo fondamentale, perché noi andremo ad approvare quegli obiettivi che vanno a incidere sul grado di esposizione dei rischi di corruzione della nostra amministrazione, quindi una finalità preventiva, e anche degli enti privati a controllo pubblico, quindi tutte le società che sono controllate da questa amministrazione, nonché indicare tutte le misure che sono volte a prevenirle, anche alla luce del piano triennale, scusate, il piano annuale approvato dall'autorità amministrativa indipendente contro la corruzione, il PNA. Quindi io credo che siamo chiamati come Consiglio, da una parte, a una sinergia con gli organi di gestione. Dall'altra parte, la legge attribuisce un ruolo fondamentale da un punto di vista programmatico all'organo rappresentativo della comunità bellunese di dare delle linee guida che poi vincoleranno la Giunta Comunale in occasione dell'adozione prevista entro il 31 gennaio del 2023, anche perché ricordo che la legge vieta espressamente a soggetti estranei di intervenire nella compilazione, pur potendo in qualche modo durante l'iter sentire i punti di vista dei vari stakeholders, cioè dei vari portatori di interesse. Quindi il mio è semplicemente un invito a un segno di unità, un segno di collaborazione, un segno di unità non solo e non tanto nei confronti di un organo politico, l'organo collegiale, la Giunta, ma anche ovviamente nei confronti della comunità cittadina, in quanto si tratta di un atto che ha una valenza non solo da un punto di vista della responsabilità politica, ma certamente anche della responsabilità etica e morale. Grazie Presidente. Altre prenotazioni per la discussione? Bene, allora non ci sono altre prenotazioni, dichiaro chiusa la discussione, apro per l'eventuale dichiarazione di voto. Prego. Nessuno si è prenotato per dichiarazione di voto, allora dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e apro la votazione. Presenti 27, favorevoli 24, astenuti 3, votanti 24, la proposta è approvata.
Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022, quarta variazione. In questo caso la Commissione consigliare ha espresso parere favorevole a maggioranza. Passo la parola all'assessore Roccon per la presentazione. Sì, grazie. Allora, questo è l'ultimo provvedimento di variazione dell'elenco delle opere pubbliche e riguarda due interventi assolutamente importanti. Uno è sulla Spessa Arena e l'altro è sostanzialmente sul Colle del Nevegal. Il primo è sulla Spessa Arena. La risultanza è di portare a compimento un lavoro fatto dai nostri uffici, e che qui personalmente ringrazio, di recuperare 469.000 euro dal GSE che ci hanno consentito di eliminare un mutuo da 300.000 euro che la precedente amministrazione aveva aperto per intervenire nello Spessa Arena. A questo si aggiungono i fondi sport e periferie per un totale complessivo di 995.000 euro. L'intervento complessivo quindi arriva a 1.464.000 euro, comprensivo anche, scusate il gioco di parole, della variazione dei prezzi che è stata autorizzata sostanzialmente dal Ministero. Ci stiamo lavorando su con GSE per perfezionare le pratiche di finanziamento per questa opera così importante che vede la sostituzione del tetto, la sistemazione del tetto con ambientazioni e altri tipi di interventi. La seconda è un finanziamento di 150.000 euro della Regione Veneto finalizzato a sistemare e togliere, diciamo, quella, facendo una bonifica, quell'inquinamento dato da sversamento di idrocarburi sito nel piazzale del Nevegal. Qui personalmente ringrazio il lavoro della collega De Cunovic e dell'assessore Botacin per aver dato disponibilità economiche per fare questo tipo di intervento. Naturalmente stiamo correndo perché la Regione ha chiesto la chiusura del cantiere entro il 31/12/2022, cosa che faremo ovviamente andando di corsa per fare l'intervento. Quindi la variazione delle opere pubbliche consta di questi due interventi che abbiamo già espresso tra l'altro in Commissione. Apro la discussione, prego prenotarvi. Consigliere Costa. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere una precisazione, ho l'assessore De Cunovic che però ho visto essere uscita, allora eventualmente a Rocco, riguardo questi 150.000 euro per lo sversamento di idrocarburi. Ho sempre sentito parlare del piazzale delle Regal, ma anche di Castion, che c'era stato qualcosa di analogo. Allora, purtroppo non ho mai capito cosa sia realmente successo e di chi sia stata la colpa di questi sversamenti. Per cui sono contento che si siano reperite molto velocemente, insomma, questi soldi che vanno forse ad aggiungersi ai 22.000 euro per le analisi chimiche anche dei terreni, giusto? E quindi va bene, ecco, va bene sul Nevegal, e per Castion mi sapete dire qualcosa e anche le motivazioni, da cosa sono dovuti questi sversamenti e di chi è la colpa, insomma. Altre prenotazioni, per favore? Per i dati che rispondo per quello che abbiamo, nel senso che su Castion individuare le responsabilità non compete, come anche nel Nevegal, non compete certamente a noi, no? Ci sarà attività giudiziaria se trova riscontri a fare i dovuti passaggi. Sul Castion ci stiamo lavorando, i 22.000 euro servivano per ambedue i siti, quindi intanto portiamo a casa questi, il resto andremo a risultanza, insomma, in questo periodo. Grazie. Altre prenotazioni per discussione? Assessore De Cunovic, prego. Sì. No, scusate, ero uscito un attimo, mi spiace. Saluto tutti, tanto. Grazie Presidente. Sì,
perché sennò Rosaria Bernalmi si arrabbia. No, questi microfoni sono stati fatti per chi sta seduto, secondo me, comunque non importa. No, io volevo solo dire che, come sapete, questa è un'eredità che abbiamo preso comunque dalla precedente amministrazione ed è una cosa che io ho cercato di seguire appunto dall'inizio per cercare di trovare i fondi per sistemarla. Quindi le denunce erano state fatte dalla precedente amministrazione, quindi la procura ne era informata. Noi al momento, volevo appunto finire il discorso che ha fatto Franco, il collega, non abbiamo avuto alcuna risposta su chi, non si sa insomma cosa è successo di preciso, però siamo riusciti a prendere questo contributo straordinario, quindi direi che insomma è il caso di sistemarlo, giusto? Spero di sì. Grazie. Altre prenotazioni per la discussione? Bene, chiusa la discussione, apro la dichiarazione di voto. Prego. Nessuno si prenota per la dichiarazione di voto. Chiudo la dichiarazione di voto e allora apro le votazioni. Prego. Presenti 28, favorevoli 19, astenuti 9, votanti 19. La proposta è approvata. Passiamo adesso alla immediata eseguibilità della delibera. Prego, apro la votazione. Consigliere Bavasso. Presenti 28, favorevoli 22, astenuti 6, votanti 22. La proposta è approvata. Passiamo adesso al quinto punto dell'ordine del giorno. Attraversamento fiume Piave in località Lambioi. Ripristino e adeguamento dell'attraversamento provvisorio, il ponte Bailey, sul fiume Piave tramite realizzazione di nuovo ponte e viabilità di accesso. Presa d'atto dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità a seguito dell'entrata in vigore della correlata variante urbanistica. Allora, la Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere Allora, consigliere Rosaria Berna esce e non partecipa al voto. Allora, stavo dicendo che la Commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta, per cui la presentazione e la discussione non hanno luogo. Prego procedere a eventuali dichiarazioni di voto. Prego. Nessun consigliere si è prenotato. Chiudo la dichiarazione di voto e apro la votazione. Prego la votazione. Presenti 27, favorevoli 25, astenuti 2, votanti 25, la proposta è approvata. Adesso metto ai voti l'immediata eseguibilità della delibera. Prego. Presenti 27, favorevoli 27, votanti 27, la proposta è approvata. Passiamo adesso al punto 6. Mozione presentata dai consiglieri Alessandro Farina, Simone Bristot, Valentina Dalcorta, Armando Stefani,
del gruppo Fratelli d'Italia, ad oggetto Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, intitolazione via, parco o luogo pubblico a Emanuela Loi. La parola al consigliere comunale Farina per la presentazione. Grazie Presidente, buonasera Giunta, buonasera colleghe e colleghi. Oggetto della mozione, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, intitolazione via, parco o luogo pubblico a Emanuela Loi. Premesso che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54-134 del 17 dicembre 1999, ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il 19 luglio 1992, nella città di Palermo e in via D'Amelio, alle ore 16.58, un attentato di stampo mafioso uccise il giudice Paolo Borsellino, l'agente di scorta Emanuela Loi e i suoi colleghi Agostino Catalano, Vincenzo Limuni, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina. Un attentato che lasciò senza fiato un'intera nazione. L'Italia ancora sotto shock per il massacro di Capaci, rimane paralizzata da quello che sembra un ulteriore atto di guerra di Cosa Nostra contro le istituzioni, uno dei più gravi di quel periodo indimenticato di bombe, attentati e instabilità. La strage di Via D'Amelio uccide Paolo Borsellino, ma, come accaduto nel caso della strage di Capaci, alla sua sorte vengono accomunati anche i suoi angeli custodi, tutti giovani, professionali e orgogliosi di appartenere alle forze dell'ordine. L'agente Emanuela Loi era l'unica donna che faceva parte della scorta del giudice Paolo Borsellino, la prima poliziotta a cadere per cause di servizio. Considerato che il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, all'agente Emanuela Loi è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione: preposta al servizio di scorta del giudice Paolo Borsellino, pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle forze di polizia, assolveva il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere. Barbaramente trucidata in un proditorio agguato di stampo mafioso, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni. Per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio fino al sacrificio della propria vita, uccisa a soli 24 anni durante lo svolgimento della sua missione, un lavoro che è l'essenza del mestiere di un poliziotto, ma a onor del vero, negli anni 90 e a Palermo, era uno dei lavori più rischiosi. Assieme alle altre vittime delle stragi di mafia e terrorismo e assieme a chi fino ad oggi ha pagato con la vita per difendere lo Stato e i valori democratici, Emanuela Loi è un grande esempio di giovane donna che ha svolto il suo dovere consapevole dei rischi e del pericolo fino all'estremo sacrificio. Emanuela Loi incarna il sacrificio di tantissime donne che ancora oggi sono oggetto di violenza e discriminazione e sopraffazione, e che nella nostra città non esiste un luogo intitolato alla sua memoria. Per quanto sin qui riportato, il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, impegna con questa mozione il sindaco e la giunta comunale all'intitolazione di una via, parco o luogo pubblico alla memoria della medaglia d'oro al valor civile Emanuela Loi, prima donna poliziotto impiegata nel servizio scorte, prima donna della Polizia di Stato vittima in servizio, essendo questo simbolico gesto un deferente omaggio e un segno tangibile per una donna che ha svolto il suo compito con dedizione, arrivando a sacrificare la sua giovane vita per la difesa delle istituzioni. Un riconoscimento che sappia dare da parte dell'amministrazione un forte segnale non solo al valore delle donne e delle forze dell'ordine, ma di tutte le donne, figli, compagne, mogli, madri che ogni giorno rischiano la propria vita. Un segnale forte alle nuove generazioni di cittadini. Belluno, 11 novembre 22, gruppo consigliare Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Grazie. Grazie, apro la discussione. Consigliere Costa, prego. Dunque,
sono ancora tante e troppe le donne che subiscono ogni giorno maltrattamenti, aggressioni, comportamenti persecutori o che vengono perfino uccise da chi non vuole svincolarsi da una mentalità patriarcale e oppressiva, da chi semplicemente non accetta il loro modo di essere o di vivere. Donne tormentate, umiliate, violentate, ammazzate, tra le mura domestiche, sul luogo di lavoro o per strada, per mano di mariti, fidanzati, spasimanti, figli oppure rapinatori e uomini che si trasformano in belve e uccidono talvolta per futili motivi. I femminicidi e gli episodi di violenza contro le donne non conoscono sosta, come testimonia le pagine di cronaca dei nostri giorni. Il dato è allarmante e spiega la necessità di istituire una giornata simbolo il 25 novembre. La giornata internazionale contro la violenza sulle donne costringe tutti ad aprire gli occhi e a fare i conti con i numeri drammatici delle vittime. Bambine, ragazze e donne di ogni età e provenienza. Lo fa attraverso testimonianze toccanti, iniziative che spaziano dalla politica alla cultura e l'impegno costante di associazioni sempre in prima linea per tentare di fermare questo cancro sociale. Lasciatemi però dire che in questa mozione si inseriscono due modelli che non sono collegati tra di loro. Da una parte abbiamo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite invita i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della violenza contro le donne. Dall'altra abbiamo l'agente di scorta Emanuela Loi, uccisa in un attentato di stampo mafioso, che uccise il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Qui abbiamo sì una vittima donna, ma non uccisa perché donna. Se l'oggetto della mozione è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, dove le donne vengono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini per impedirne il loro avanzamento, è un conto. Se volete invece valorizzare l'agente Emanuela Loi e la sua storia, è un'altra cosa. Per questo in questa mozione, così scritta, si crea un equivoco. Entrambe le questioni vanno valorizzate, ma valorizzate per quello che rappresentano e non associate, a mio modo di vedere. Vi chiedo quindi, volete voi un richiamo al 25 novembre oppure volete valorizzare il sacrificio di Emanuela Loi in un giorno di lavoro e quindi dovete poi cambiare l'oggetto della vostra mozione? In base alla vostra risposta ci sarà il nostro voto, ovviamente. Consigliere Mella, per favore. Sì, buonasera a tutti. Volevo esprimere qualche breve considerazione in ordine alla mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e per l'intitolazione Emanuela Loi di una via, parco o luogo pubblico. In primis desidero e ritengo utile ricordare che l'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1999 ha istituito la giornata del 25 novembre per focalizzare l'attenzione su un tema purtroppo di grande attualità. Ha scelto questa data per ricordare tre coraggiose sorelle, le sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa, oltretutto tre bellissimi nomi, brutalmente assassinate il 25 novembre del 1960 per mano di sicari il cui mandante era il dittatore Trujillo, che sottomise la Repubblica Dominicana con un regime sanguinario dittatoriale. Proprio a questo regime, quindi siamo in un tema politico, le tre sorelle si opposero, contrastandolo e rimanendone vittime della politica. Donne straordinarie che hanno lottato, come molte donne continuano a lottare, nell'ottica di affermare i propri diritti per conquistare la propria emancipazione in diverse parti del mondo. Il tema della violenza costituisce quindi una sorta di prisma composto da varie sfaccettature, ulteriori
rispetto alle forme di violenza che purtroppo si consumano nella società contemporanea, per lo più nell'ambito delle mura domestiche o in contesti vicini alle donne, per mano di stretti congiunti o di amici o di conoscenti. Emanuela Loi, giovane donna di 24 anni, aveva deciso di affermare la propria personalità svolgendo la professione che aveva scelto, cioè quella di agente di polizia, nella direzione di realizzarsi perseguendo il bene collettivo in difesa dei cittadini e delle istituzioni. Nella sua professione ha purtroppo trovato la morte. In una circostanza, l'attentato al giudice Borsellino, dove la mafia ha infranto il proprio, diciamo, codice d'onore, che non consentiva di attentare all'integrità di donne e bambini. Merita quindi il nostro ricordo quale vittima incolpevole di barbara violenza, affinché questa morte possa generare una cultura di rispetto verso ogni persona, quale insegnamento per le generazioni future. Mi auguro di essere riuscita a comunicare che il tema della violenza contro le donne ha varie sfaccettature, ha profili diversi, che tuttavia vanno ricondotti ad unità, tanto più nella giornata istituita ad hoc. Per concludere con un esempio, direi prosaico, ma spero efficace, mutuato dalla natura, richiamo i frattali, ossia le forme che si ripetono uguali a se stesse, come nel cavolfiore romano. Così, andate a vederlo. Forme identiche, ma di dimensioni diverse, più grandi o più piccole, ma che compongono l'intero. Come nel tema sul quale ho espresso queste brevi considerazioni, a sostegno della mozione di Fratelli d'Italia. Profili diversi di una forma di violenza verso la quale siamo tutti chiamati a sensibilizzare le persone e più in generale la società in cui viviamo. Consigliere Massaro, prego. Sì, ma allora guardate, io possiamo non essere d'accordo sull'intitolare una strada a qualunque componente della scorta di Falcone Borsellino o di Falcone Borsellino stessi? Ovviamente no. Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che sono persone che tutti noi riteniamo degli eroi. C'è però, mi permetto di segnalare, un errore proprio di partenza in questa presentazione di questa mozione, ordine del giorno, grazie al consigliere Costa che lo ha messo in luce. Io faccio solo una sottolineatura, ma questo semplicemente perché non facciamo uno scivolone che poi secondo me potrebbe portarci anche a una, come possiamo dire, così, a una posizione un po' di imbarazzo del Comune di Belluno, e credo che nessuno di noi voglia svilire la nostra istituzione. Si fa riferimento alle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, quando parla di violenza sulle donne e dell'istituzione del 25 novembre, dice, cioè quelle persone che sono le seguenti: la violenza inflitta dai partner, si sta dicendo, alle donne, la pratica tradizionale dannosa come la mutilazione e il taglio genitale femminile, l'infanticidio femminile, la selezione sessuale prenatale, il matrimonio precoce o forzato, le violenze legate alla dote, i crimini contro le donne commesse per onore, il maltrattamento delle vedove, il femminicidio, la violenza sessuale da parte di un non partner, le molestie sessuali e violenze sessuali nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni educative e nello sport, e infine la tratta delle donne. Cioè, stiamo parlando di un caso che non c'entra niente con il sacrificio eccezionale di Emanuela Loi. Allora, però, non è che possiamo a causa di questo buttare, no, all'ortiche e far passare che il Consiglio Comunale non ci tiene chiaramente Emanuela Loi e alla scorta, eccetera. Suggerirei a questo punto, visto che c'è probabilmente un errore di impostazione in totale buona fede, ma un errore è abbastanza evidente, e per non suscitare una reazione anche da parte, secondo me, di quelle organizzazioni che da anni, insomma, no, lottano per la questione della parità di genere, eccetera, eccetera. Ecco, io
credo che si possa fare un'operazione di questo genere. C'è un documento depositato al Comune di Belluno da parte dell'organizzazione Non Una di Meno, che fece un libretto, proprio un libro intero, con una serie di proposte, di nomi, di donne a cui si dovrebbe intitolare una via, perché Non Una di Meno ci ha fatto notare, e ha perfettamente ragione, che in Comune di Belluno le strade sono praticamente tutte intitolate a uomini. Ce ne sono, non mi ricordo, il 10%, forse meno del 10% sono intitolate alle donne, e giustamente facevano presente che in un'epoca in cui tutti lavoriamo per la parità di genere, no? Per una serie per l'attuazione di politiche che vanno in una certa direzione, giustamente sarebbe opportuno anche utilizzare simbolicamente la intitolazione come metodo attraverso cui affermiamo un certo principio. Allora, faccio questa proposta. Io ritirerei questo ordine del giorno e, se volete, ne possiamo discutere di un altro ordine del giorno per il prossimo Consiglio, oppure si cambia oppure i termini di questo ordine del giorno, non facendo più riferimento alla questione violenza di genere sulle donne, e invece, grazie a quel lavoro che ha fatto Non Una di Meno, integreremo questo lavoro, che è già agli atti del Comune di Belluno, anche con la proposta di Emanuela Loi, che mi sembra una proposta assolutamente sensata e condivisibile, cosicché la Giunta Comunale nelle prossime intitolazioni magari cercherà di andare nella direzione di intitolare maggiormente a donne piuttosto che a uomini, tenendo presente che c'è anche Emanuela Loi come proposta, e credo che sia una proposta che sia sostenibile da tutti. Questo per evitare, ecco, che intitoliamo a Rita Levi Montalcini collegandola ai caduti sul lavoro. Cioè, è stata una grande lavoratrice, ma non è una caduta sul lavoro. Quindi cerchiamo, secondo me, di fare ordine in modo tale che evitiamo, diciamo, anche di suscitare probabilmente qualche reazione negativa, che è esattamente l'opposto di quello che vogliamo fare tutti, penso. Grazie. Consigliere Bettiol, prego. Mi associo ovviamente a quello che è stato detto, e l'iniziativa è sicuramente un'iniziativa da sostenere. Chi è che non riconosce il sacrificio fatto da Emanuela Loi in quell'occasione, e quindi il fatto che sicuramente debba ritenersi un onore per una città intitolare una strada o un parco a questa donna. Ritengo però che il collegamento con la giornata del 25 di novembre non sia giusto, non sia quello giusto. Perché non mette in giusta luce quella che è stata la storia e purtroppo la fine di Emanuela Loi. Ci sono sicuramente altre date a cui si può ricollegare questa intitolazione in maniera più adeguata e anche più rispettosa di quella che è la storia di questa donna, che sono, appunto, possono essere varie date. Per esempio, il 21 di marzo c'è ricordo di tutte le vittime della violenza di mafia, e Daniela Loi è una vittima della violenza di mafia, di una delle peggiori stragi di mafia, se non la peggiore, con quella di Falcone che abbiamo visto. Oppure c'è la giornata del 9 ottobre che ricorda i caduti per ragioni di lavoro, le morti sul lavoro, o la giornata della donna, o la giornata delle forze di polizia, mi pare 7 marzo. Quindi va bene la mozione, però il contesto nel quale è stata inserita non è quello che rende, non onore, ma che colloca nel giusto contesto la storia e la morte, purtroppo, di questa donna meritevole. Consigliere Gallon, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i presenti. Allora, la lista Belluno al Centro appoggia e sostiene la mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia. Vorrei però contribuire con tre brevi riflessioni a questa mozione. Una relativa all'agente Emanuela Loi, una seconda sul ruolo della donna nel prendersi cura, non solo nell'ambito delle istituzioni, come appunto si è presa cura Emanuela Loi, ma anche nelle famiglie e nelle comunità, ed infine sul riconoscimento di questa città al ruolo della Polizia di Stato. Allora, Emanuela Loi nasce il 9 ottobre del 67 e muore nella circostanza dell'agguato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, avvenuta il 19 luglio del 1992. Emanuela Loi, in quel 19 luglio,
aveva 24 anni, era una giovane donna il cui agire era sostenuto da alti valori. Consapevolmente aveva deciso di donare il proprio operato, la propria cura e l'esistenza stessa a difesa dello Stato e delle sue istituzioni. E per questa scelta è stata la prima poliziotta a morire nel corso dell'evento che tristemente conosciamo. La seconda riflessione vede Emanuela Loi rappresenta Emanuela Loi non solo l'essere agente donna a servizio dello Stato, ma rappresenta anche tutte le donne che dalla notte dei tempi si sono prese cura dell'altro. Altro che può essere rappresentato da un figlio, da un compagno, dai genitori, dalla comunità. Il prendersi cura della donna si svolge lungo l'intera esistenza della vita altrui, dalla nascita alla morte. Oggi nelle società occidentali, ancora talvolta faticosamente direi, è sempre più affermato e valorizzato il ruolo delle donne nell'ambito lavorativo, ma questo ruolo antico della donna, quello di cui dicevo prima, oltre agli impegni di lavoro, non deve essere mai dimenticato e il rispetto alle donne deve arrivare anche per questo loro, talvolta, misconosciuto ruolo. Infine, la terza riflessione è rivolta alla Polizia di Stato e sul riconoscimento in questa città. L'iniziativa del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, infatti, merita un plauso anche su questo fronte, rappresentando la vicinanza e il riconoscimento di questa amministrazione alle forze dell'ordine e ai nostri concittadini che lavorano al loro interno. Grazie, ho concluso. Consigliere Olivotto, prego. Sì, grazie. Allora succede a volte a scuola che fai un tema molto bello e prendi gravemente insufficiente. Prendi gravemente insufficiente perché il professore ti dice sei andato fuori tema. Allora io credo che questo sia uno di quei casi, al di là del gravemente insufficiente, però la mozione è bellissima, scritta molto bene, condivisibile, a parte un errore alla fine dove c'è scritto compagnie, senza i. Ma a parte questo, quindi condividiamo tutto, eccetera, però qui siamo fuori tema, come è già stato anche detto da chi mi ha preceduto. Intanto io vorrei fare anche un passaggio di tipo così metodologico. Perché si arriva in Consiglio Comunale con queste mozioni, ordini del giorno, di fronte ai quali ci si aspetta, come sarebbe anche giusto che fosse, un voto unanime da parte del Consiglio, perché chi di noi è a favore della violenza? Chi di noi è a favore delle bombe mafiose? Nessuno. Allora sarebbe stato più carino condividere magari con gli altri capigruppo un documento, se si voleva presentare il documento al Consiglio Comunale contro la violenza sulle donne per il 25 di novembre, si poteva anche così coinvolgere gli altri capigruppo. Tra l'altro, tra gli altri capigruppo ci sono anche le donne che magari hanno anche sensibilità anche maggiore su questo tema. Però il discrimine, secondo me, è anche proprio questo, e cioè, quando si parla del 25 di novembre, e quindi si parla di ricordare e di condannare la violenza contro le donne, il discrimine è proprio questo, che si parla, si condanna la violenza di genere. È lì il discrimine, perché la violenza non è tutta uguale. Quello che il 25 novembre vuole ricordare, vuole condannare, è la violenza di genere, e cioè atti, fatti, fisici, sessuali, psicologici, economici, minacce e quant'altro, che vanno a colpire le donne in quanto donne, e quindi è lì che c'è il discrimine. La bomba mafiosa che ha ucciso Emanuela Loi non l'ha uccisa in quanto donna, l'ha uccisa per il lavoro che faceva.
con tutto il rispetto, naturalmente, la premessa che ho fatto, che siamo contro le bombe mafiose e siamo d'accordo su questa questione, però siamo fuori tema. Allora, mi associo a quanto ha chiesto il consigliere Massaro, e cioè un ritiro del documento, riragioniamo, facciamo un documento condiviso per il 25 novembre, facciamo un documento condiviso su Emanuela Loi, vittima del lavoro, per esempio, oppure per l'8 marzo, ricordiamo una donna che è caduta sul lavoro, e questo ci sta. Ma in questo momento qui, ecco, secondo me siamo andati fuori tema, facciamo molto pasticcio e secondo me non ha senso. Però appunto ricordiamoci che il 25 novembre non è, consigliera Mella, la violenza non è appunto che ha tutte queste varie sfaccettature lì. Ci condanna la violenza di genere. Io ti colpisco in quanto donna. In quanto tale, in quanto donna, ti rendo in qualche maniera schiava, ti rendo dipendente, ti do le botte, ti violento, eccetera, perché sei donna. Perché sei donna. Questa cosa qui noi dobbiamo ricordare, e questa cosa qui va condannata, ed è il senso della giornata del 25 di novembre. Consigliera Cassol, prego. Grazie Presidente. A quanto stato detto dai consiglieri di minoranza che mi hanno preceduto, per ultimo dalla Lucia sulla logica, diciamo, sulla consecutio tra il titolo e il risultato, aggiungo un aspetto, diciamo, pedagogico rivolto alle ragazze, alle bambine, a cui potremmo dire: è stata intitolata una strada, una piazza, a Emanuela Loi. Chi era Emanuela Loi? Come è stato ricordato anche dalla consigliera Galloni, è una giovane è una giovane donna che ha scelto una professione maschile, rischiosa, ha cercato di morire? Certamente no. Neanche le donne che subiscono violenza di genere cercano quella violenza. Però intorno alla violenza di genere, alla discriminazione, in particolare alla violenza di genere, c'è un alone, come dire, non c'è un alone, c'è una violenza subita, è un'immagine di una donna che viene mortificata, no? Esattamente l'opposto di quello che vogliamo far emergere in Emanuela Loi. Emanuela Loi è, chiamiamola eroina se vuoi, ma ha un aspetto positivo, è una scelta che ha fatto di vita, non una violenza. Certo che poi ha subito, mica è andata in cerca di morire, come non lo cercano le altre donne, no, chiaramente, e come molte donne che subiscono violenza sono delle eroine, perché magari la subiscono per difendere i figli o altre situazioni. Però voglio dire, proprio l'immagine psicologicamente è completamente diversa, oltre che logicamente, come ha detto la Lucia, ha fatto notare la Lucia, non fa emergere in pieno, torna a dire, quello che è l'originalità, la scelta, la positività di questa giovane ragazza che, torna a dire, ha scelto una professione maschile rischiosa, ha accettato un incarico che sapeva rischioso. Quindi diamole il giusto valore in una giornata che abbia un che di positivo, che ci allontani da questa immagine triste della violenza sulle donne. Potrebbe essere l'8 marzo, e penso che saremo tutti d'accordo, o la giornata delle forze dell'ordine o dei caduti sul lavoro. Ma cerchiamo veramente di dargli un taglio positivo, di esempio, di sprone alle nostre ragazze a confrontarsi con mestieri maschili mettendosi in gioco completamente. Grazie. Consigliere Pingitore, prego. Sì, buonasera a tutti. Io pure all'inizio, quando ho letto l'ordine del giorno, dal titolo ero, diciamo, titubante, anche se sono in maggioranza, perché non conoscevo la storia delle sorelle Mirabal. Allora io ringrazio la Sandra Mella, perché io non mi ero preparato, non volevo neanche intervenire, pensavo interveniva il mio collega. E quindi non mi ero preparato, ma leggendo la storia delle sorelle Miraba, trucidamente assassinate nel 1960, quindi pure loro non sono state assassinate per violenza, ma perché si erano opposti a un dittatore domenicano, un certo, è difficile pronunciare, Truiglio, una cosa del genere,
nel 60. Siccome io la storia della mafia purtroppo la conosco, negli anni 90, diciamo, l'istituzione a cui facevo parte, pure noi abbiamo fatto parte a delle scorte, a dei magistrati, donne, uomini, che anche ai poliziotti che hanno perso la vita. Secondo me quest'ultimo giorno, e ringrazio i colleghi che adesso, grazie all'intervento di Sandra, mi hanno un po' aperto gli occhi, per dare un segnale, è stata la prima donna vittima a 24 anni nella mafia, aveva rinunciato al riposo, poteva benissimo starsene a casa, invece lei ha voluto partecipare alla scorta del giudice Borsellino. Quindi, diciamo, hanno una similitudine con le sorelle Mirabal, perché le sorelle Mirabal sono state trucidate non per violenza, come diciamo si fa presente nei discorsi dei colleghi, ma sono state trucidate appunto perché si erano opposti a un regime totalitario che ha a che fare anche con la mafia. La mafia da anni vuole dettare legge contro uno Stato che vuole portare la democrazia, la giustizia, rispetto alle istituzioni e quant'altro. Se non leggevo questo strofe, grazie a Sandra, può darsi pure io ero titubante, anche se ero in maggioranza a votare quest'ordine del giorno, ma vedendo i fatti, il 25 novembre 1960 si è voluto dare quella volta un segnale che le tre sorelle non sono morte per violenza generica, ma perché si erano opposte, erano delle rivoluzionarie, si erano opposte a una dittatura ingiusta. Quindi penso che come Lega siamo d'accordo a votare a favore questo ordine del giorno. Consigliere Trabucco, prego. Grazie Presidente. Il dibattito che abbiamo assistito attualmente in sede consigliare a me pare metta una contrapposizione tra violenza di genere e violenza mafiosa, che secondo me non c'è, non sussiste. La violenza mafiosa è una manifestazione, è una specificazione anche della violenza di genere. E questo non lo dico io, lo dice l'Associazione Libera, che è l'associazione che ricorda e combatte contro il crimine mafioso. Bene, l'Associazione Libera mette in evidenza che c'è un denominatore comune, anzi due aspetti, che stanno alla base della violenza mafiosa intesa come espressione, come una manifestazione, certamente non l'unica, di genere. Innanzitutto un controllo pervasivo sui corpi che devono essere eliminati, il concetto di corpo, che tocca purtroppo anche le donne, il caso di Emanuela Loi ne è un esempio, ma dall'altra parte c'è un abuso di potere che ha portato la stessa mafia, prima si ricordava Emanuela Loi, ma ricordiamoci nel 1982 Emanuela Setti Carraro, la moglie dell'allora prefetto di Palermo Dalla Chiesa, dove la mafia per la prima volta adotta la sua politica di deprivazione della dignità anche nei confronti delle donne, che fino a quel momento erano escluse. Allora, non si può certamente sostenere che la violenza mafiosa comprenda la violenza di genere, ma ne è sicuramente una parte, né una specificazione. È vero, la risoluzione numero 104-48 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite fa un elenco e da questo elenco sembrerebbe che il caso che trattiamo in questa sede sia uscito, esca, insomma, non ne venga in qualche modo ricompreso. Ma si tratta di un atto meramente indicativo che non è giuridicamente vincolante e quindi come tale che lascia libertà poi agli Stati membri di poter eventualmente adottare ulteriori specificazioni. Ecco, quindi io credo che la mozione presentata dai colleghi del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia vada appoggiata, vada sostenuta, proprio in ragione di questa dialettica sussistente tra violenza mafiosa e violenza di genere. Non c'è una divaricazione netta, non c'è una dicotomia così netta, ma ci sono dei denominatori comuni su cui varrebbe la pena riflettere. Consigliere Nicolini, prego. Grazie. Allora, è stato detto tutto, quindi è ovvio che la maggioranza ha i voti per vincere senza nessun problema, però io faccio appello al gruppo che ha proposto questa mozione. Perché perdere l'occasione di votarla tutti all'unanimità? Una cosa che avrebbe veramente senso. Noi abbiamo sottolineato quelle che secondo noi sono le discrasie banalmente tra il titolo della mozione e il contenuto. Quindi ci vuole veramente un attimo decidere di
fare l'intitolazione a questa splendida eroina, come è stata giustamente definita, ma con le motivazioni più adeguate. Nessuno di noi voterebbe contro nel momento in cui voi rivedeste semplicemente il titolo, cioè togliessimo il discorso del 25 novembre, o ne ridiscutessimo tutti insieme. Altrimenti, secondo me, perdiamo un'occasione, perché noi tutti concordiamo su quello che è stato detto e su quello che secondo noi è questa banale, probabilmente appunto, discrasia molto veloce. Quindi rinvito, come è già stato fatto, non per dire che qua dobbiamo fare una discussione perché tanto poi i voti potete vincere, cioè tanto votate a favore, non è quello il problema, è semplicemente che diamo un forte segnale alla città se siamo tutti insieme in questa cosa, e noi non abbiamo nessuna preclusione nel votare a favore di questa mozione, che basta semplicemente un po' modificarla, altrimenti la voterete voi e passerà lo stesso, non cambierà nulla, ma secondo me invece sarebbe un'occasione persa. Grazie. Consigliere Gerberna, prego. Piera Bavasso. Prego, consigliere Bavasso. Ma in realtà non so se si sia detto proprio tutto, e anche a voler sottolineare il legame tra mafia e violenza di genere, allora perché non intitolare, mi viene in mente, è un caso noto, penso e più, una strada a Francaviola? Perché non pensare subito alla storia di questa ragazza di 17 anni che, in seguito alla rottura del fidanzamento con un ragazzo che, fatalità, aveva legami con la mafia, è stata rapita, segregata, violentata e ha subito condanne da parte della società e della giustizia, perché in seguito a un processo le era stato chiesto, non so se voi lo sapete, ma all'epoca il reato di violenza sessuale non era un reato contro la persona, ma era un reato contro la morale. E per estinguerlo era sufficiente fare i cosiddetti matrimoni riparatori, sicché se lei si fosse sposata con il suo carnefice, il reato appunto non sarebbe più stato perseguito. Lei si rifiutò di farlo e penso che questo sia un grandissimo esempio di denuncia, di forza e di vittoria contro una società che molto spesso denigra, non fa sentire le donne accolte, le fa vergognare, non le fa sentire protette, ingenera in loro la paura di denunciare, di far sentire la propria voce. Ecco, è proprio questo l'aspetto che secondo me non si è sottolineato abbastanza, e che forse questo esempio, proprio per quanto riguarda la violenza di genere, non è stato portato alla luce. Nessun altro vuole prenotarsi? Allora dichiaro chiusa la discussione. Si prenoti fuori. Consigliere Farina, prego. Grazie Presidente. Allora, questa mozione è stata presentata anche per ricordare la giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. E per noi, e spero che lo siano, ma sentendo un po' i pareri, per i gruppi di opposizione, questa mozione, che doveva essere comunque importante e simbolica, sta prendendo delle vie un po' divisorie, perché poi sensibilità, si parla di sensibilità, si parla di volontà, sensibilità, dal momento che poi iniziamo a fare dei distinguo, non c'è proprio tutta la volontà di cogliere un'azione meritoria. Con quest'atto noi volevamo impegnare il sindaco e la giunta di Belluna ad intitolare un luogo pubblico all'agente di polizia Emanuela Loi, l'abbiamo detto, componente della scorta del giudice di Paolo Borsellino, assassinata il 19 luglio del 1992. Però, perché dico ci stiamo perdendo dietro questa data del 25 di novembre? Perché molti comuni d'Italia questa mozione l'hanno fatta passare.
E tuttora stanno intitolando alla gente Manuela Loi, piazze, via, luoghi pubblici. In memoria del sacrificio, perché il sacrificio viene riconosciuto, non è che si dice no, ma in quell'occasione, no, ma in quell'altra. Scusate, ma il sacrificio di Emanuela Loi è vivo anche oggi, vivo in tante altre donne che ogni giorno indossano l'uniforme mettendo a repentaglio la loro vita. Si può ricordare anche in occasione della giornata contro la violenza delle donne, anche in occasione della giornata della violenza contro le donne. Intitolare una parte del patrimonio pubblico di un comune rappresenta un'azione non solamente simbolica, ma un fatto concreto che in occasione della giornata, 25 novembre, erige a futura memoria una donna immolata per i valori della nostra patria. Il coraggio è la scelta di una donna che, pur sapendo di essere un bersaglio facile e minata, anche psicologicamente, da questa paura costante, che aveva anche una paura psicologica, sapendo dov'è che era andata a finire, in che contesto. Si può ricordare anche come contrasto, come lotta alla mafia, la figura di Emanuela Loi. Io so che tutte le amministrazioni locali comunque hanno la responsabilità di prevenire e punire tutti gli atti di violenza sulle donne in qualsiasi luogo si verificano, tra le mura domestiche, sul posto di lavoro, nella comunità o nella società. E proprio per questa battaglia per i diritti umani che citavamo anche prima è essenziale anche la solidarietà degli uomini, non visti come colpevoli, ma come coprotagonisti nel recupero dell'equilibrio tra i ruoli di uomini e donne per una società civile, matura ed aperta. Tra l'altro, torno di nuovo su questa mozione, noi impegniamo l'amministrazione comunale ad intestare al femminile una piazza, quindi rispondo anche a quanto detto prima dal collega Massaro. Che sia una via cittadina, un luogo pubblico, comunque c'è un'intestazione al femminile, evidenziando l'impegno delle donne, riconoscendo anche attraverso l'intitolazione la propria consapevolezza, la propria consapevole lotta per garantire la piena parità e partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le cittadine alla vita civile e sociale. E poi mi preme ringraziare le donne delle forze dell'ordine che anche in questi giorni, vicini alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e torniamo sempre lì, del 25 novembre, comunque sono scese in piazza, nelle piazze d'Italia, con le postazioni informative, i gazebo informativi, i camper informativi della Polizia di Stato. E grazie anche alla Questura di Belluno, presente nelle piazze di Feltre, Agordo, Auronzo, per sensibilizzare e informare sul tema della violenza contro le donne, tutte le cittadine e i cittadini, con la campagna permanente Questo non è amore e la partecipazione all'iniziativa Un posto occupato. Sono i primi che combattono le discriminazioni, e l'abbiamo visto e lo vediamo già dal 7 dicembre del 1959, da quando le donne sono entrate a far parte nella forza di polizia. E quindi concludo, ecco perché sarebbe opportuno attivarsi per la messa in opera della simbolica e significativa intitolazione alla medaglia d'oro al valor civile Emanuela Loi, che è un'importante figura ed è importante anche per il nostro comune, perché ciò rimanga a futura memoria di tutti i cittadini. Grazie. Consigliere Bortoluzzi, prego. Grazie Presidente, colleghi. Ma certamente la discussione su questa mozione ha preso, diciamo, delle strade un po' diverse da quelle che erano quelle preventivate. Io prendo atto anche, per esempio, la collega Olivotto ha fatto la correzione del compito dei colleghi del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, trovando un errore di grammatica, una virgola non messa nella mozione. Quindi questo ci fa capire che probabilmente quando si parla di questi temi bisognerebbe spogliarsi un pochino della propria appartenenza e della propria
della propria ideologia, perché penso che le ideologie siano comunque importanti e ci portino a pensare, a capire come gestire le situazioni, a confrontarsi con gli altri, però c'è un momento in cui bisogna spogliarsi dell'ideologia. Perché dico questo? Perché noi, quando il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha portato all'attenzione anche dei colleghi di maggioranza questa mozione, ma ci siamo interrogati anche noi su questa mozione nel suo complesso, perché siamo soliti leggerle, siamo soliti approfondirle, ne abbiamo discusso, penso, per parecchio tempo anche nell'ultima riunione. E perché dico un'occasione? Perché il 25 di novembre è una data che ci impone di parlare di donne, ci impone di parlare di donne e ci impone di parlare di problemi che le donne quotidianamente sono costrette a sopportare e ad affrontare. Problemi nella vita di tutti i giorni, problema di violenza di genere, problema di come si devono rapportare con i colleghi uomini nell'ambito familiare, nell'ambito del lavoro, anche nell'ambito della politica, perché la politica purtroppo è la prima che nel corso di tutta una storia ha sempre discriminato molto le donne. Lo vediamo nei numeri, lo vediamo nelle posizioni che ricoprono le stesse, se non quelle che veramente con gran fatica riescono poi a uscire fuori dall'anonimato, ma sempre con fatica. E anche quella è una piccola violenza. Era un'occasione per parlare di donne e io ringrazio le colleghe dei gruppi civici che hanno approfondito e studiato questa materia in questi giorni, in parte con la sensibilità personale e in parte studiando, leggendo, cercando di capire cosa c'è dietro il concetto di donna, il concetto di violenza. Perché anche qua rischiamo di creare dei settori. Parliamo di oggi, 25 novembre, parliamo di donne esclusivamente legate a una violenza di un certo tipo, che poi qualcuno ci ha dimostrato con una corretta dissertazione che le cose tendono a fondersi, non c'è una visione unica del concetto di violenza. E l'abbiamo colta come occasione, l'abbiamo sfruttata, abbiamo potuto parlare di donne e vi ringrazio nuovamente. E l'intitolazione poi di un edificio, di una via a questa persona richiamata nella mozione, l'agente Loi, era la conclusione di questo dibattito più generale, più importante sulla donna, sulla violenza, sul rapporto che le donne tutti i giorni hanno con il mondo che le circonda. Quindi, francamente, può essere anche sì, consigliere Olivotto, il titolo, vogliamo cambiare il titolo? Non lo so, lo decideranno i colleghi di Fratelli d'Italia, aver proposto la mozione, se è una richiesta accettabile o meno. Io su questo sinceramente non entro in questa discussione. Però, collega Olivotto, parlare di donne, arrivare poi a parlare dell'intitolazione di una via a una persona che in questo paese e soprattutto in quel momento storico ha dato la propria vita, penso che sia un argomento che deve essere patrimonio di tutti, senza distinzioni, senza se e senza ma. Dopo aver discusso della sostanza senza se e senza ma, possiamo anche discutere della grammatica, delle virgole, dei punti, degli accenti. E probabilmente la prossima volta staremo più attenti, saremo un po' più attenti anche con il correttore. Quindi mi sento di dire, poi ripeto, deciderà il gruppo di Fratelli d'Italia la prosecuzione del tutto, noi come gruppo consigliare appoggeremo e voteremo a favore della mozione presentata in data odierna. Consigliere Rasera Berna, prego. Siamo in dichiarazione di voto? Perché c'è stata la replica del consigliere Farina, che è il proponente, quindi siamo in dichiarazione di voto? No, siamo in discussione. E perché c'è stata la replica del consigliere Farina, che è il proponente? Perché può fare la... No, può fare la replica, se viene consentita la replica. Quindi siamo in dichiarazione di voto?
Consigliere Farina ha replicato. Come consigliere ha fatto due interventi come tutti i consiglieri, massimo 5 minuti. Qui fra l'altro è proponente e più ha fatto un intervento di meno di 5 minuti. Allora, chiusa la discussione, nessuno si è prenotato, allora apriamo la dichiarazione di voto. Prego Costa. Certo, puoi fare due interventi di 5 minuti. Probabilmente sì. Allora, non si è mai chiusa la discussione. No, allora. Un attimo solo. Allora, c'è la possibilità in discussione di fare due interventi di 5 minuti. Allora, fino a prova contraria, Costa ha fatto un intervento. Siamo in discussione. Siamo ancora in discussione. Non siamo tornati, siamo ancora in discussione. Prego, consigliere Costa. Allora. Ho sentito il consigliere Bortoluzzi parlare di sostanza, per l'amor di Dio, nessuno sta dicendo niente sulla sostanza, però è chiaro che se noi mettiamo due cose positive assieme non ne facciamo una super positiva, a mio modo di vedere, anzi creiamo a volte della confusione, come in questo caso. Io, come altri, non avevamo nessuna intenzione di fare i professori qui dentro, ma abbiamo semplicemente sollevato delle obiezioni che mi sembrano normali, no? In un confronto politico. E dopodiché, come ha detto il consigliere Nicolini, se vogliamo dare un segnale forte, partendo proprio dal fatto che vogliamo elevare la donna, dovrebbe esserci quantomeno la volontà da parte di tutti di trovare una condivisione e non di forzare la mano come volete fare in questo caso. Per cui io sono sorpreso dalla risposta che mi è stata data da Fratelli d'Italia. Avevo anche domandato cosa avete intenzione di fare, la volete modificare oppure no? L'ho detto io così, l'hanno detto altri in altre maniere, volete ritirarla? Non abbiamo, di fatto la risposta si è data, cioè l'hanno votata così anche nel resto d'Italia, la votiamo così anche qui. Non mi sembra sufficiente una cosa del genere, non me l'aspetto. Soprattutto se guardiamo il valore intrinseco di quello che hanno cercato e hanno scritto nella loro mozione. Consigliere Massaro, prego. Ma guardate, per dire questo, sono un po' sorpreso da questa discussione, onestamente, e anche dai toni che sono stati utilizzati. Questo perché si parte dicendo che la discussione ha preso una strada che non si era preventivato e si è sorpresi. La mozione ha preso una strada non preventivata perché contiene delle premesse sbagliate. Tutto qua. Ma non è un problema, perché sono cose che si possono correggere tranquillamente e nessuno è stato qua col bazooka a dire che non andava bene. Abbiamo detto che va benissimo la intitolazione a Emanuela Loi. Consigliere Farina, ci sono delle città che hanno già adottato questa mozione, ha ragione, Foggia, Empoli, Novara, Marche, la Regione Marche e Ostravetere, tutte presentate da Fratelli d'Italia, ma non legate al 25 novembre, lì è stata approvata, legata alla giornata per la lotta alla mafia o comunque con un richiamo alla mafia e non alla giornata della violenza sulla donna, cioè, ma chiaramente, perché sarebbe stato abbastanza... insomma, adesso non voglio dare giudizi, ma perché non c'entra niente. Qui stiamo dicendo che intitolare una via a Emanuela Loi va benissimo, non facciamo il richiamo a un episodio che non è avvenuto. Tutto qua. Ecco. Quindi, guardate, io credo che ci sia un errore originario su cui nessuno sta, come possiamo dire, ricamando, perché si potrebbe ricamare tanto, direi correggiamo questo errore cortesemente, togliamo il riferimento al 25 novembre che non c'entra niente, che è un'altra fattispecie, e ripeto che quando si dice che la discussione ha preso una strada non preventivata, è semplicemente perché avete scritto voi nelle premesse che si faceva riferimento alle Nazioni Unite che dicono, no, della giornata, eccetera, le stesse Nazioni Unite che dicono che quelle sono le violenze di genere e non questa. Tutto qua. Ecco, quindi semplicemente togliamo alcuni riferimenti e secondo me poi dopo il problema non si pone.
Ecco, detto questo, io mi scuso perché ho una visita in ospedale a breve e questo mi toglierà anche dall'imbarazzo, probabilmente se non si chiude subito la discussione, però dico che se non ci sono delle modifiche io vado un po' male ad assumere una posizione in questa vicenda, quindi lo dico subito, che siamo in dichiarazione di voto o no, lo dico subito così taglio la testa al toro, e lo faccio per rispetto alle donne che hanno subito violenza di genere, che se no sarebbero, come possiamo dire, indicate attraverso un esempio che non le riguarda, e per rispetto a Emanuela Loi, la quale non ha perso la vita per un episodio di violenza di genere, ma per un episodio di mafia e ha lasciato la pelle sul luogo di lavoro, una cosa che merita un altro tipo, ovviamente, di attenzione. E lo dico perché, peraltro, Belluno è una delle città che più si è data da fare sulla questione della lotta alle mafie, per esempio onorando la figura di Angelo Vassallo, e abbiamo anche partecipato in più di un'occasione, quindi voglio dire che non ci si venga fatta poi la lezione su quanto ci importa a noi delle vittime di mafia, perché abbiamo fatto la nostra parte ampiamente. Grazie. Consigliere Giraberna, prego. Consigliere Bettiol, prego. Siamo ancora in fase di discussione. Allora, io sono un po' sorpresa anch'io dagli interventi che ho sentito, perché credo che sia la violenza di mafia che la violenza di genere non abbiano colore. Io non credo che appartengano né alla destra né alla sinistra, e pare che siamo tutti d'accordo che sono un patrimonio di tutte le forze dell'arco costituzionale, così spero, ma così mi pare. Quindi, francamente, non c'era nessuna volontà di distinguo politico, ma di riportare la questione in un'ottica giusta, io sono d'accordo, e l'ho detto anche prima. Non vedo perché una persona che è morta per ragioni di mafia deve essere ricordata per essere morta per un'altra ragione. Non lo trovo neanche rispettoso della dignità di quella persona, che ha avuto una storia che va ovviamente rispettata. Io, adesso la consigliera Cassol dirà lei quale può essere la modifica. Io vi ricordo che il sindaco ha più volte, anche se oggi non c'è, e voi stessi, chiesto di condividere, lì dove si può ovviamente, no? Dei percorsi, delle strade, cosa che abbiamo fatto anche con il premio San Martino, e quindi ve lo faccio io questo invito, perché è evidente che tutti vogliamo approvare questa cosa, ma chi è che non vuole una cosa di questo tipo? E mi sembra, scusate, fra virgolette, un po' ottuso non volere, magari se si condivideva anche prima in una discussione franca e leale sarebbe uscita questa cosa, guardate che il contesto forse non è il migliore, aggiustiamolo a quello giusto, tutto qui. Ma ve lo dice la Teresa, è una cosa semplicissima. Consigliera Cassol, prego. Non posso? Allora, sì, faccio una proposta concreta per vedere se riusciamo a votarlo tutti, visto che tutti abbiamo voglia che sia fatta un'intitolazione della via a questa giovane agente. Allora, nell'oggetto chiedo ai proponenti, se mi seguite col testo, ma di sicuro ce l'avete sotto mano, nell'oggetto togliere la prima riga, cioè togliere giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ma mettere come oggetto solo intitolazione via, parco, luogo pubblico Emanuela Loi. Poi nella premessa togliere le prime tre righe, quella in cui si fa riferimento al 25 novembre, lasciare tutte le altre premesse, il 19 luglio, l'attentato, l'agente Emanuela Loi era l'unica donna, tutti i considerati vanno bene, quando si dice che è stata medaglia d'oro, la dedizione e il coraggio, insieme alle altre vittime di stragi, togliere solo l'ultimo considerato, quello dove dice che Emanuela Loi incarna il sacrificio di tantissime donne che ancora oggi sono oggetto di violenza e discriminazione e sopraffazione, perché fa riferimento appunto a quello di genere che vogliamo togliere. Quindi togliere parte dell'oggetto iniziale, riferimento al 25 novembre, e questo ultimo considerato l'impegno sul quale siamo d'accordo fin dall'inizio della discussione, resta tale e quale. Grazie. Consigliere La Grua, prego. Ancora dichiaro chiusa la discussione, apro la dichiarazione di voto. Prego, chi vuole prenotarsi?
Allora, consigliere Zeraberna, cosa... Sinceramente non ho capito l'intervento di Raserabena. Ok. Chiusa la discussione, c'è la replica del proponente. L'aveva già fatta per la verità, però mi pare che qui le cose vanno un pochettino così, ma in questo momento c'è una novità che è la proposta presentata dalla consigliera Cassol. Credo che a questo punto una seconda replica del consigliere Farina sia utile. Se non altro per sapere se è accettato o meno la proposta e poi sapere su cosa si vota. Allora, consigliere Farina, visto che si è prenotato, prego. Grazie Presidente. Allora, io vi ringrazio. Ringrazio anche per queste proposte, ma la mozione è questa. La mozione è questa. Vi ho spiegato anche le motivazioni quali sono. Vi ho risposto. Gli ho detto che queste sono le nostre motivazioni e mi dispiace, che vi devo dire, noi andiamo avanti con questo testo e non accetto le modifiche, grazie. Allora, discussione è chiusa, si passa a eventuali dichiarazioni di voto. Chi vuole prenotarsi per la dichiarazione di voto, prego. Consigliere La Grua, prego. E mi permetto quindi di fare un brevissimo intervento. Quindi da domani... No, io ti ho guardato, mi hai detto... Quindi il gruppo consigliere della Lega vota a favore di questo... di questa proposta, pertanto da domani avremo una via, una piazza o un luogo pubblico dedicato alla gente, l'OI, donna che ha subito delle violenze. Consigliere Nicolini, prego. La dichiarazione di voto a questo punto della minoranza dispiace davvero, guardate, perché non veniamo ascoltati nemmeno nelle nostre proposte costruttive. Mi dispiace che ogni volta il consigliere Bortoluzzi debba pontificare come se fossimo in chiesa su quelle che sono i difetti o le responsabilità di ognuno di noi, come se fossimo dei bambini dell'asilo a cui si deve puntare il dito contro. Mi dispiace che non si accetti una discussione serena, tranquilla e che appunto delle proposte intelligenti o perlomeno che tanti di noi ritengono tali non vengono accolte, per cui parlo a nome di Belluno di Più, ma credo anche di tutta la minoranza, nessuno di noi parteciperà a questa dichiarazione di voto, così avrete il 100% dei vostri voti. Consigliere Costa, prego. Allora, ottima sintesi del vogliamoci bene, aiutiamoci, cerchiamo di condividere, no? Proprio veramente una bella scenetta questa. Non abbiamo ricevuto risposte, anche se lei dice di aver dato delle risposte. Noi non partecipiamo al voto e anzi usciamo dall'aula. Consigliere Zeraberna, prego. Vedete, consigliere Farina, da parte della minoranza sono venuti inviti più che ragionevoli. Io purtroppo questa mattina mi sono rovinato la colazione perché inavvertitamente mi sono sintonizzato su un programma dove parlava un onorevole dal nome Bignami. E ho capito che non c'è spazio per la discussione con Fratelli d'Italia. Purtroppo anche con Fratelli d'Italia
bellunese. Lei lo ha espresso in maniera molto chiara nella seconda replica che le è stata concessa. La mozione è questa, ed è questa. Evidentemente, mozione inviata dalla direzione del partito e per questo non emendabile. In questo non c'è niente di male, per carità, quando si è un partito queste cose si fanno. Il male è non avere l'autonomia per poter ragionare. Ora, la questione è molto semplice. Non è ritenere che la persona che proponete e alla quale intitolare una via, strada o luogo pubblico della città non sia meritevole di questo. La questione, invece, è semplicemente di conseguenzialità fra premesse e conseguenze. Perché se si dice che si intende con questa iniziativa celebrare in qualche maniera la ricorrenza del 25 novembre, a quello che significa la ricorrenza del 25 novembre bisogna rimanere. E la ricorrenza del 25 novembre, per quanto dicono le Nazioni Unite, è quella di una giornata contro la violenza di genere. Violenza di genere che non a caso trova la sua giustificazione nella definizione della data nell'assassinio delle sorelle Mirabal, proprio perché lì si decide di colpire le donne in quanto donne, pur essendo l'anima del movimento di opposizione al regime del dittatore sostenuto dagli Stati Uniti, loro e non i loro mariti, loro e non gli uomini. Allora, se il senso è questo, e se da questo vogliamo far discendere l'impegno di questa città a intitolare una via, una piazza, una persona che ricordi il significato di quella decisione delle Nazioni Unite, bisogna essere conseguenti, tutto qua. E quindi è veramente strumentale questo atteggiamento di chiusura alla discussione e alle proposte che ci sono state. Voi state, per la verità, perché noi non parteciperemo al voto, noi stiamo per licenziare un atto contraddittorio. Basta, che senso ha? Costi, licenziare un atto che ha delle premesse che contraddicono il dispositivo. Questo è veramente assurdo. Sarebbe stato molto più semplice togliere quella parte, saremmo stati tutti d'accordo, ma evidentemente qua c'è un po' di arroganza eccessiva che non permette di fare questa operazione di semplice ridefinizione logica di una mozione. Dopodiché tutti gli altri discorsi, la prima vittima di mafia, la non prima vittima di mafia, dentro la violenza di mafia c'è anche la violenza di genere, e nelle guerre non c'è la violenza di genere. Certo che c'è, però è evidente che una cosa è morire in combattimento, no? E un'altra cosa è invece essere preso da una pattuglia russa e violentata sotto casa, no? Bisogna essere così crudi per fare capire cos'è la differenza fra la violenza in genere e la violenza di genere? Sì, evidentemente bisogna essere così crudi. Però nonostante questa necessaria, crudezza, mi pare che qui non sia stato capito e si voglia andare avanti su una strada che, per carità, non farà nessun male se non al principio di non contraddizione che dovrebbe pervadere anche gli atti amministrativi, ma che evidentemente non viene rispettato da questa amministrazione, da questa maggioranza. Quindi noi non partecipiamo al voto. Consigliere Mella, prego. Sì, mi spiace che ci sia questa ottica, diciamo, di contraddizione, perché io non ce la vedo. Nel senso che la violenza è violenza, è il denominatore comune di varie situazioni. E la giornata del 25 novembre ricorda l'uccisione di 3 donne, è vero, sono donne, sono state uccise 3 donne, ma per motivi politici. Quindi non è stata un'uccisione come nell'elencazione fatta dall'Assemblea, che è meramente esemplificativa. Non è, voglio dire, un'uccisione per motivi
di violenza di altro tipo, di violenza di tipo sessuale, psicologica, come sono stati ben ricordati nella discussione, ma il comune denominatore che, diciamo, costituisce e può sintetizzare ogni forma di violenza, perché le specificazioni, io personalmente non condivido le declinazioni singole viste come nella loro, diciamo, stretta individualità, come da ricordare in giornate particolari. Allora anche la festa, scusate, ma la festa della donna non è proprio una festa, perché ricorda un episodio tragico, la morte di qualche centinaio di camiciaie che lavoravano negli Stati Uniti ai primi del Novecento. E perché è diventata una festa? Non lo capisco. Quindi la violenza di genere è stata e è vista semplicemente in un'ottica molto ristretta. Quindi noi come gruppo sosteniamo convintamente la mozione presentata da Fratelli d'Italia, proprio perché in questa società che tende a dividere noi vogliamo ricondurre ad unità, facendo leva su questo comune denominatore della violenza, che può essere declinata in varie situazioni, anche in quelle di mafia. Consigliere Bettiol, prego. Io non parteciperò al voto con grande dispiacere, perché mi rendo conto che evidentemente le aperture che sono state fatte in passato, e il passato è molto recente, è meno di un mese fa, erano una presa in giro. Scusate, ma erano una presa in giro. Perché se su un tema così, per una questione così sciocca, di logica fra premesse e conclusioni, si arriva a questo, è evidente che su tutte le questioni a venire anche noi faremo la nostra parte fino in fondo. E lo diremo anche al sindaco che non c'è oggi, mi dispiace, perché tutti questi appelli alla condivisione, al volersi bene, al bene della città, all'essere uniti, evidentemente non sono assolutamente condivisi dalla sua maggioranza. Sono suoi forse, ma la sua maggioranza, scusate l'espressione, se ne frega assolutamente. E io, guardate, non partecipo al voto per due motivi. Primo, perché faccio un lavoro per cui non voglio che si vada fuori a dire che io che faccio questo lavoro ho votato questa roba qua, che non ha niente a che vedere con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Due, me lo ricordava, ne parlavo prima con la consigliera Bavasso, perché io sono stata a un convegno giovedì organizzato da Confindustria Dolomiti, Associazione Belluno Donna, sulla violenza alle donne, e vi invito tutti, hai ragione Ilenia, a venire a sentire, non me, ma i dati della Procuratrice della Repubblica e i fatti all'esame del nostro Tribunale, per capire se la violenza di genere, quella per cui si celebra la giornata internazionale della violenza contro la violenza sulle donne, è questa di cui noi parliamo oggi. No, non è questa. Allora io non voglio che, primo, ci sia magari qualche poliziotta che dice ma Emanuela Loi non è morta per mano del partner, del compagno violento, per mano di un uomo violento, è morta per mano della mafia, che è un'altra cosa. E io non sto a farvi la graduazione della gravità delle violenze, perché sono tutte gravi, ma sono cose diverse, come non faccio la graduazione delle povertà, perché sono tutte gravi, più chi meno tutte le povertà. Ma io non credo che voi facciate onore alla sua storia, e non credo neanche che facciate onore a tutte quelle donne che hanno subito, che subiscono violenza di genere tutti i giorni. Perché mi dispiace, consigliera Mella, ma proprio perché anche tu sei una laureata in giurisprudenza, sai benissimo che sono due cose diverse. Poi è chiaro che ogni forma di violenza è violenza, però non sono tutte uguali, dal punto di vista anche concettuale. Non tutte le violenze sono uguali. La violenza che è insita nella guerra non è la stessa cosa della violenza di genere, come è stato giustamente ricordato. Quindi io mi sono costretta per queste due ragioni a non partecipare al voto, ma ovviamente, vi ripeto, non posso che non prendere atto di un atteggiamento. Poi quello che ha detto la grua, guardate che è proprio la cartina di tornasole di questa mozione, molto semplice. Un domani qualcuno può dire, Emanuela Loi, ecco una donna vittima della violenza di genere. No, cari signori, Emanuela Loi è vittima della violenza della mafia, e anzi di uno delle stragi più efferate, peggiori che la mafia abbia fatto. E io personalmente credo sia giusto, doveroso, e che noi abbiamo il dovere di dire ai posteri che Emanuela Loi è morta per questo.
è morta per questo. Consigliere Bortoluzzi, prego. Vede, consigliere Rasera Berna, le contraddizioni a volte nascono se si vuole a tutti i costi farle nascere. Come anticipato prima in discussione, questa mozione era un'occasione per parlare di un argomento importante, grande, probabilmente anche più grande di tutti noi, per il quale le soluzioni e le contraddizioni sono su ogni frase, ogni parola che diciamo. Però l'occasione era appunto quella di... Lei è stato, come al solito, non banale in quello che ha detto, anche negli esempi, ma era proprio questo lo scopo di una mozione come questa, portare all'attenzione nostra, della nostra città, dei nostri concittadini, un argomento tanto importante. E io dico che, come ho detto anche prima in discussione, sinceramente sulla questione del titolo mi faccio da parte, nel senso che i colleghi, amici, presentatori della mozione, se avessero ritenuto di voler modificare il titolo, per me potevano tranquillamente farlo e noi saremmo stati solidali, anche avessero voluto modificare il titolo. È una formalità, era la sostanza quello che ci premeva soprattutto venisse fuori da questa mozione. Abbiamo parlato di donne, abbiamo ritenuto tutti insieme che l'universo donna meriti rispetto e meriti soprattutto quella messa di fronte all'opinione pubblica che possa renderlo argomento non più tabù, ma un argomento di cui tutti i giorni ci cibiamo, perché se no lo riduciamo al 25 di novembre, alla festa della donna, e rischiamo, come al solito, di farlo diventare un piccolo teatrino. Si voleva dare un sapore più completo a quello che era un pervadere questa discussione di un'ambizione un po' più grande che discutere di un mero argomento o di un altro argomento. A corredo della discussione sulla violenza sulle donne, anche di genere, come l'avete chiamata voi, che nasce da questa data del 25 di novembre come data importante in questo tema, ecco, tutto ciò sarebbe approdato con una scelta unanime di dare e di intitolare un edificio, una via, a una donna, che merita sicuramente questa onorificenza. Anch'io sono dispiaciuto che ci sia questa presa di posizione da parte delle minoranze. Penso che su una formalità come quella del titolo magari si potesse soprassedere e nella sostanza spiegare il perché e il per come tale scelta fosse invece coerente anche con l'indirizzo che ci dà la data del 25 di novembre sopra questo tema. Quindi voteremo a favore, e riteniamo che sarà comunque sia questa una scelta coerente e corretta e di rispetto nei confronti delle donne. Consigliere Bavasso, prego. Io intendo votare in difformità rispetto al mio gruppo, non perché non sia d'accordo con loro nel fatto di astenermi o d'accordo con chi è uscito dall'aula, ma perché Thank you.
Eccomi. Prego. Dicevo, intendo esprimermi in difformità, a quanto pare devo votare... Prego. Voto in difformità perché, santo cielo, non fate un articolo su questo, vi prego. Voto in maniera diversa, mi esprimo in maniera diversa perché ritengo la vostra presa di posizione un atto di prepotenza e non solo, mi dispiace, ma anche un atto di ignoranza. Ed è proprio questa ignoranza che fa sì che vengano perpetrati i comportamenti di violenza contro le donne. Andare avanti con ostinazione e non modificare, nonostante le aperture concesse, significa semplicemente non sapere che cosa sia la violenza di genere. Ringrazio per l'attenzione perché vedo che vi interessa tantissimo. Chiedo scusa, per favore, l'attenzione anche per chi sta parlando. Ma non c'è problema, grazie. D'altra parte si parla di violenza contro le donne. E, visto che avete studiato tanto e continuate a citare le sorelle Mirabal, mi permetto di citare l'unica sorella sopravvissuta che ha dichiarato quanto segue. Durante un'epoca di predominio dei valori tradizionalmente maschili di violenza, repressione, forza bruta, dove la dittatura non era altro se non l'iperbole del maschilismo, in questo mondo maschilista si erse Minerva per dimostrare fino a che punto ed in quale misura il femminile è una forma di dissidenza. Consigliere Cassol, prego. Grazie, anch'io prendo la parola in difformità al mio gruppo perché voto a favore. Allora, il consigliere Bortoluzzi si permette sempre di dare un giudizio sugli interventi degli altri consiglieri, io boccio il suo perché non capisce il collegamento tra quello che dice e quello che è la sostanza. E prima dice, è pura formalità togliere, no, era sostanza togliere quella prima riga. Questa intitolazione non c'entra nulla, come abbiamo ribadito, sulla violenza di genere. Quindi boccio lui, boccio tutto il gruppo al quale avevo chiesto una cosa che chiariva, che avrebbe portato al voto unanime, che non toglieva niente alla sostanza, avete dimostrato una rigidità, scusatemi, da asini, perché solo gli asini vanno avanti così. Detto questo, bocciando tutta la maggioranza, approvo, perché quando sarà intitolata una via, un luogo pubblico a questa donna, io voglio dire, io ero d'accordo e sono sicura che nel discorso di inaugurazione il sindaco non farà riferimento alla violenza di genere, ma parlerà di una giovane donna, poliziotta, che ha accettato un lavoro maschile, rischioso, per il quale ha perso la vita. Queste saranno le cose che verranno ricordate di lei. Dopodiché la delibera è a buttare nel cassetto. No, nel cassetto, non dire altro che comincia con la C. Ecco, voto a favore, grazie. Grazie, lo dichiaro chiusa, dichiarazione di voto. Allora, visto che la consigliera Candelago è uscita dalla sala consigliare, nominerei temporaneamente la consigliera Cassol come scrutatrice. Grazie. Allora adesso passiamo al voto, apro la votazione. De Pellegrin, Garzotto.
Un attimo solo per un problema tecnico, un attimo solo. Allora, votanti 19, favorevoli 18, contrari 1, non votanti 1. La proposta è approvata. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Giacomo Nicolini, Anna Candeago, Maria Teresa Cassol, Claudia Bettiol, Giuseppe Vignato, Riccardo Samaria, Ilenia Bavasso, Lucio Olivotto, Francesco Rasera Berna, Marco Perale, Jacopo Massaro, ad oggetto sviluppo e valorizzazione dell'area dello Schiara. Passo la parola al consigliere Nicolini per la presentazione. Allora, passo la parola al consigliere Candeago per la presentazione. Grazie Presidente. Con gli altri gruppi di minoranza abbiamo depositato questo ordine del giorno dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione dell'area che gravita attorno al gruppo della Schiara, al fine di sensibilizzare l'azione amministrativa verso una parte di territorio che per sua natura e per le sue caratteristiche morfologiche richiede attenzione e impegno costante. È evidente a tutti come la grande potenzialità di questo ambiente montano, che arriva ad un'altitudine di 2.500 metri, debba fare i conti con la sua estrema fragilità. Una fragilità che è stata messa in luce negli ultimi anni da tutta una serie da un susseguirsi di eventi atmosferici importanti, che hanno reso particolarmente complesse la gestione e la protezione ambientale, richiedendo interventi di ripristino e messa in sicurezza sempre più frequenti e impegnativi, che si fanno più difficoltosi in un'area aspra e con altimetrie impegnative come quella del gruppo della Schiara, caratterizzata da un ambiente selvaggio ricco di forre, viaz, oltre che da una serie di ferrate e sentieri. Intendiamo quindi condividere un comune obiettivo di valorizzazione del nostro patrimonio naturale, nell'ottica di uno sviluppo integrato dell'intero territorio comunale, che non può prescindere dalla tutela ambientale di un bene naturale soggetto a tutela, qual è quello dello Schiara, e dallo sviluppo sostenibile dello stesso in chiave economico-turistica. Ricordiamo che il gruppo della Schiara è attraversato dall'alta via numero 1 e ha come punto d'arrivo la città di Belluno. E tutto ciò che sta tra la montagna e il centro città non può essere un semplice punto di passaggio. In questo senso, vediamo con favore l'impegno del sindaco e dell'assessore competente a lavorare con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per trovare una soluzione favorevole all'escursionista, che consenta appunto di raggiungere la città attraverso un percorso sentieristico ricavato lungo l'asta del torrente Ardo, che si congiunga così al tratto esistente e che consenta all'escursionista di giungere a Belluno, punto di arrivo dell'alta via, attraverso un sentiero vero e proprio, evitando la strada trafficata. È fondamentale che l'area che porta dalla montagna in città faccia parte di un progetto di sviluppo integrato, che valorizzi la realtà che la contraddistingue. Questa realtà è una realtà dinamica, resa tale dal grande lavoro delle associazioni locali che si danno da fare per la pulizia dei sentieri e la cura del territorio, oltre naturalmente a farsi promotrici di eventi sportivi, quali ad esempio, per citarne alcuni, la Velenosa o la Gozer Trail, o con importanti iniziative storico-culturali, come nel caso della recente installazione della capanna didattica neolitica al Bus del Buson. L'impegno delle associazioni, ne cito alcune come il Comitato Usi Civici, la Ricreativa Bolzano, Algoser, la Velenosa o ABVS Bolzano, va accompagnato dall'amministrazione ed è in questo senso auspicabile che si possa proseguire con la collaborazione, perché è chiaro che l'apporto dato dalle azioni dei volontari è quanto mai fondamentale per lo sviluppo dell'insieme del territorio, ma è altrettanto importante integrare l'operato delle associazioni con degli interventi mirati rispetto ai siti di interesse ai piedi della montagna, quali ad esempio l'area di Pra dei Luni, la cui sistemazione è fondamentale per lo sviluppo integrato della zona e per le strutture che già vi operano, oltre ad offrire opportunità nuove alle associazioni locali e servizi aggiuntivi a cittadini e turisti.
In questa zona, poi ricordiamo, si trovano il centro ittiogenico di Bolzano Bellunese, per il quale la provincia ha già previsto importanti interventi e per i cui lavori di recupero è importante ci sia una condivisione tra comune e provincia. Ed una consolidata realtà che è collegata al centro ittiogenico, quale quella della ristorazione, del ristorante locale che è lì situato e che ormai è diventato un punto consolidato per la gastronomia locale. È chiaro come la collaborazione tra istituzioni ed associazioni sia fondamentale, perché pone le basi per lo sviluppo di progetti ed iniziative di valorizzazione e promozione territoriale, come nel caso del progetto I Borghi della Schiara, una delle prime esperienze di ospitalità diffusa in Veneto, nato 10 anni fa proprio grazie alla sinergia tra Comune di Belluno, Comunità Montana Bellunese, Comitato Usi Civici di Bolzano Bellunese, CAI e Associazione Ricreativa. Un progetto che è stato capace di unire privati, attività ricettive e produttori in un'offerta di ospitalità alternativa che attira turisti italiani e stranieri e che si pone come punto di riferimento per gli alpinisti che percorrono l'Alta Via 1. Un progetto che però purtroppo in questo momento rischia di non poter più proseguire a causa delle difficoltà portate da pandemia e crisi energetica. Quindi l'impegno che chiediamo e che ci diamo è quello di non disperdere gli sforzi fatti da tutti i soggetti nel corso degli anni. In questo senso chiediamo un impegno che vuole essere un'attenzione concreta, una condivisione di intenti, una volontà di portare avanti tutto quanto sia possibile per tutelare e valorizzare un'area bellissima e selvaggia, quale quella della Schiara, a beneficio di uno sviluppo economico, turistico, ambientale dell'intero territorio comunale. Grazie. Allora, è stato presentato un emendamento riguardo a questa proposta di ordine del giorno da parte del consigliere Bortoluzzi. E prego il consigliere di illustrare l'emendamento, prego. Eccoci qua. Allora, io ho presentato questo emendamento a seguito di quanto accaduto durante la riunione dei capigruppo, ove è stata evidenziata una problematica legata alla presentazione di questo provvedimento, sì, di questo ordine del giorno. Allora, il mio emendamento cercherebbe di sanare la problematica tecnica che è stata evidenziata durante la riunione dei capigruppo. Quindi mi sono permesso di presentarlo nel rispetto più totale dell'ordine del giorno presentato dalle minoranze. Nel giorno precedente l'ho anticipato anche a un collega di minoranza affinché mettesse a conoscenza subito anche gli altri capigruppo e o consiglieri, al fine di valutare se questo emendamento fosse per loro accettabile, perché, ripeto, l'ordine del giorno proviene da un loro pensiero, da una loro azione, quindi ho cercato appunto di capire se era sanabile per poter poi discutere serenamente in consiglio e immagino su un tema così importante e utile alla cittadinanza tutta poter poi prendere una strada, diciamo, comune per poterlo approvare e poi mettere in atto secondo le casistiche presenti nello stesso ordine del giorno. Quindi io leggo velocemente l'emendamento. Nel dispositivo, allora, nell'ordine del giorno presentato dalle minoranze, a un certo punto si parla del dispositivo, impegna sindaco e giunta, ho proposto nel caso di togliere interamente il punto 1, quindi cancellarlo, e sostituirlo con la seguente frase, impegna sindaco e giunta a ricercare ogni fonte di finanziamento finalizzata agli interventi di cui in premessa. L'impegno finanziario del Comune sarà determinato con specifici successivi provvedimenti alla luce della possibilità di sostenere in concreto azioni, tenuto conto delle spese obbligatorie e della rilevante diminuzione delle risorse e delle conseguenti difficoltà finanziarie dell'ente. È rispettoso, diciamo, dell'ordine del giorno presentato e quindi adesso l'Aula deciderà se accoglierlo e soprattutto le minoranze se accogliere questo emendamento. Grazie. Allora chiedo alla consigliera Candiago se fa proprio l'emendamento o meno. Rispondo io, Presidente.
C'era un attimo, c'era, consigliere Cassola era prenotata? No, adesso però deve esprimersi se accetta o meno se l'emendamento. Prego, consigliere Nicoli. Credo che eravamo forse abituati che prima c'è la discussione sull'ordine del giorno e poi in votazione si vada ad accettare l'emendamento o meno, perché prima c'è una discussione, quindi usualmente si è sempre condotto in questo modo. La discussione è sia sull'emendamento che sull'ordine del giorno. Sì, okay. Quindi si fa prima la discussione. Okay. Allora, c'è la possibilità anche di poter far proprio subito l'emendamento, e questo ho il dovere di chiederlo, oppure passiamo alla discussione e dopo fissiamo se fa più o meno proprio l'emendamento. Questo era il discorso. Secondo me facciamo prima la discussione, vediamo cosa emerge, poi dopo noi rispondiamo all'accettazione o meno. Infatti questo era il mio intervento. Apro la discussione. Consigliere Cassol, prego. Sì, ero prenotata per una domanda retorica della quale non voglio risposta. Se accettare o meno l'emendamento dopo la discussione deciderà il primo proponente, ma non so se il consigliere Bortoluzzi si ascolta mentre parla. Cioè ha detto le stesse cose che abbiamo chiesto noi per la mozione precedente, di accettare per vedere se si può tutti insieme, eccetera. Cioè, veramente sono allibita, grazie. Qualcuno che si vuole prenotare per la discussione, prego. Consigliere Bortoluzzi, prego. Prego. Ecco, volevo rispondere alla consigliera Cassol. Non vorrei il tuo voto, per gentilmente. In che senso? Vai sempre il voto. No, anch'io ho preso il voto prima, quindi. No, dico alla consigliera Cassol che intanto la strada percorsa è un pochino diversa, nel senso che io qualche giorno fa ho presentato l'emendamento e l'ho comunicato con largo anticipo proprio perché lo scopo era quello di poter chiedere se un emendamento che sanasse una questione tecnica potesse essere accettato dalle minoranze. Quello che è successo prima, che anche a me un pochino dispiace perché io sono uno che spesso non si sottilizza sulle formalità, fa parte di un'altra cosa che è accaduta, sulla quale abbiamo discusso, abbiamo avuto un pensiero diverso, quindi penso che avvicinare le due situazioni non sia corretto, però capisco e quindi poi farete voi le valutazioni sul fatto di recepire o meno questa possibilità che possiamo darci per quanto riguarda la discussione e l'approvazione dell'ordine del giorno, ma qui, ripeto, alzo le mani e vedremo cosa succede in sede di discussione. Grazie. Assessore Luciani. Sì, salve, buon pomeriggio a tutti. Intervengo a nome dell'amministrazione, sentito il sindaco e il parere della giunta. E rivolgendomi ai propositori dell'ordine del giorno, specificando in particolare che appunto condividiamo gran parte del testo dell'ordine del giorno, tanto è vero che appunto dai consiglieri di maggioranza perviene, dal consigliere Bortoluzzi perviene questo emendamento. Come amministrazione, come si evince, tra l'altro all'interno del vostro ordine del giorno si fa riferimento al fatto che la Giunta abbia in particolar modo specificato i suoi rapporti con l'ente parco e quanti operano nell'area che interessa lo Schiara e il suo gruppo montano. Del resto, fin dal principio, io, a nome della Giunta, insieme al consigliere delegato Garzotto, abbiamo intercorso una serie di rapporti col CAI, gli usi civici, appunto l'ente parco e quanti altri operano sulla zona in essere. Tanto è vero che la Giunta ha già stanziato un altro stanziamento di 10.000 euro, come notificatovi in commissione terza, in data 18, se non sbaglio, e 18 corrente mese, e che quindi proseguiremo nel portare avanti la valorizzazione dello Schiara. Quindi questo intervento vuole essere a sostegno, cogliendo come positivo il miglioramento del consigliere Bortoluzzi. Grazie. Qualche altro consigliere vuole? Consigliere Nicolini, prego. Allora ringrazio anche l'assessore Luciani per l'intervento. Credo che questo ordine del giorno,
che tutta la minoranza ha deciso di presentare sia una prova concreta del fatto che tutti, no, teniamo alla nostra città e alle nostre montagne, alle zone che le caratterizzano. E quando ieri il consigliere Bottoluzzi mi ha telefonato per propormi questo emendamento, che tra l'altro non deriva da una problematica politica, ma da una problematica tecnica che tuttora ci lascia perplessi, cioè di come un ordine del giorno possa essere accettato o meno a livello di appunto problematica tecnica, non voglio entrare nei dettagli perché sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, poiché proprio per quello che ci riguarda l'importante è riuscire semplicemente a dire tutti insieme che ci teniamo alla nostra città, alle nostre zone, ho detto al consigliere Bortoluzzi che non c'è nessun problema ad accogliere un emendamento che impegna e gestisce, ripeto, solo una questione tecnica e non politica con dei giri di parole differenti rispetto a quelli utilizzati, perché l'obiettivo è sempre lo stesso. Quindi quando l'obiettivo è sempre lo stesso, noi siamo assolutamente favorevoli anche a modificare non l'idea di base, ma quello che può essere un contenuto accettando delle migliorie. Questo credo che sia la prova provata di quello che insomma dicevamo prima, per cui sono molto felice che possiamo senza alcun tipo di pensiero politico o giuridico o di natura differente dire che tutto sommato se l'obiettivo è raggiunto da tutti insieme, chi se ne frega della problematica tecnica. Quindi grazie Lorenzo per l'emendamento, grazie alla maggioranza perché colgo che ci sarà sicuramente un supporto a questo nostro ordine del giorno e se saremo tutti insieme non solo in questa occasione, ben venga. Grazie. Consigliere Olivotto, prego. Grazie Presidente, sì, essendo una dei proponenti dell'ordine del giorno naturalmente non discuto l'ordine del giorno stesso, ma mi limito soltanto a fare delle valutazioni sull'emendamento. Anch'io sono d'accordo, come il collega Nicolini, naturalmente ad accogliere l'emendamento che è stato presentato dal consigliere Bortoluzzi, con le seguenti naturalmente precisazioni. Cioè io credo che questo emendamento, appunto, che noi accogliamo favorevolmente, sia rafforzativo in qualche modo dell'impegno dell'amministrazione, dove si dice proprio a ricercare ogni fonte di finanziamento per realizzare finalizzata gli interventi di cui in premessa, interventi che sono, come abbiamo sentito dalla consigliera Candeago, sono numerosi e sono importanti, e mi sembra di capire che quell'area della nostra città stia a cuore a tutti quanti, proprio perché è la porta verso le Dolomiti. Per quanto riguarda l'impegno finanziario, naturalmente, certo, ovviamente bisogna prima di tutto tener conto delle spese obbligatorie, quindi ovviamente poi bisogna fare i conti con il bilancio comunale. Qui si fa riferimento alle difficoltà finanziarie. Ora, se arrivano i 5 milioni di euro dell'IMU che è stata ingiustamente tagliata negli anni scorsi al comune di Belluno, come a tanti altri enti, ma per il comune di Belluno parliamo di circa 5 milioni, ecco, grazie a questo emendamento noi siamo convinti che molte di queste risorse saranno destinate proprio all'area che è stata individuata da questo ordine del giorno. Allora vorrei, facendo una domanda ben chiara, visto che numerosi sono i firmatari di questa proposta di ordine del giorno, vorrei sapere se tutti i firmatari si fanno proprio dell'emendamento. Qui Nicolini. Scusa un attimo, consigliere Bettiola, se è prenotato. No, questa è la sua domanda, lo accogliamo perché non porta e non toglie nulla, è assolutamente influente. Ok. Consigliere Nicolini, ho visto. Ok, va bene. Altre prenotazioni? Basta? Bene. Allora io direi di aprire la votazione sulla proposta dell'ordine del giorno emendata, per cui apro la votazione.
pubblicità di Caffè. Allora, presenti 27, favorevoli 27, votanti 27, la proposta dell'ordine del giorno emendata è approvata. Grazie. Ora passiamo al punto 8, interpellanza presentata dai consiglieri Mirko Costa, Riccardo Samaria e Giuseppe Vignato del gruppo Valore Comune ad oggetto informazioni su Sersa SRL. Prego la presentazione. Prima la parola al consigliere Costa per la presentazione. Posso leggerla io? Volete? Tanto. Ah, vabbè, per velocità lei per letta. La parola su sua gamba, prego. Ecco, sì. Io parlo a nome dell'assessore del Ponte. È chiaro che abbiamo verificato negli ultimi anni, non ci sono state oltre quella ultima dei 50.000 euro, che poi sono effettivamente 47.000 euro più 3.000 che sono dati dal fatto che le spese notarili, e la signora che ha donato questi 50.000 li ha donati soprattutto per il centro diurno e per tutti i servizi agli anziani. Per quanto riguarda gli altri anni precedentemente non abbiamo trovato assolutamente niente per il momento. Abbiamo cercato di dare agli uffici fare questa richiesta anche direttamente a Sersa per capire se c'erano altre forme di donazioni negli ultimi anni, però non abbiamo trovato, almeno negli ultimi 3-4 anni, assolutamente niente. Passo la parola al proponente, se c'è un'eventuale replica. Sì, grazie. Ho capito che insomma non avete trovato dei dati nel passato e quindi non potete fornirli. E un'altra domanda era se questa prassi delle donazioni, avevate idea di, l'ultimo, secondo punto, tale prassi va in qualche modo opportunamente rivendicata e incentivata, come del resto fanno altre attività sociosanitarie nel territorio. Avevate pensato di fare qualcosa per incentivarla, per dare un regolamento, perché queste persone fanno una donazione? Ah, va bene, non può rispondere, però insomma erano due. Perfetto, grazie. Grazie. Bene, passiamo al punto 9. Interrogazione presentata dal consigliere Lucia Olivotto, per il gruppo Insieme per Belluno, Bene Comune, ad oggetto fusione BIM-GSP, BIM-Belluno, infrastrutture. Prego la consigliera Olivotto per la presentazione. Molto velocemente, rispetto alle notizie apparse sulla stampa, che pare che sia ormai cosa fatta la fusione tra BIM-GSP e BIM-Belluno infrastrutture, chiedo in quale atto deliberativo delle due società c'è la decisione di procedere alla fusione, 2, chi sarà la società incorporante, 3, se sono stati conteggiati i rapporti di concambio e se sì, quali siano, 4, quali passaggi sono stati fatti fino ad oggi nei consigli comunali interessati. Prego, assessore Gamba, prego. Sì, volevo dirvi che nessuno ha parlato, ma il sindaco oggi era impegnato con l'assessore regionale della sanità ed è il motivo del perché non è qui, che volevo precisare che magari qualcuno pensasse che stesse male. Allora vorrei rispondere alle vostre domande. Allora, io non mi sono soffermato, mi soffermo certo sulle dichiarazioni fatte sulla stampa, le quali per essere ben inquadrate richiederebbero una contestualizzazione e qualche approfondimento. Mi riferisco invece ai fatti, così come mi sono stati noti a partire dagli atti dell'Assemblea del BIM Infrastrutture. E vorrei fare un piccolo accenno preliminare. Va premesso che una volta dismesso il servizio di distribuzione del gas naturale, perciò la vendita delle reti, al gestore entrambe del valore di rimborso al trasferimento di circa 2/3 degli attuali dipendenti, la società BIM Infrastrutture continuerà ad occuparsi di produzione di energia da fonte rinnovabile,
attraverso la gestione di 36 impianti idroelettrici e l'avvio di nuove iniziative su impulso dei comuni. Queste nuove iniziative, particolarmente necessarie in questo periodo di forti criticità sui prezzi dell'energia e di conseguenza sui bilanci dei comuni. Nuovi impianti, tra l'altro, indispensabili per dare concretezza alle nuove forme di gestione energetica, quali le comunità energetiche e rinnovabili. In merito alle richieste 1, 2 e 3, che sono similari, l'indicazione di procedere con approfondimenti relativi all'ipotesi di fusione è contenuta nei piani industriali approvati dall'Assemblea dei Soci, i Comuni, nel 2021. La questione viene affrontata evidenziando la necessità che le azioni successivamente sviluppino l'ipotesi di fusione con la società correlata BIM Gestione Servizi Pubblici SpA, attraverso approfondimenti in merito alle modalità attuative del procedimento di aggregazione e gli effetti economico-patrimoniali della stessa. Perciò ci si trova nel periodo degli indispensabili approfondimenti amministrativi e tecnico-economici. La risposta al punto 4 è questa: non appena si disporrà di tutti gli elementi necessari, sarà cura di questa amministrazione interessare le commissioni competenti e il Consiglio Comunale, come tra l'altro dettato da precisi obblighi di legge in merito al patrimonio. Prova, consigliere Olivotto, sei soddisfatto o meno? Sì, grazie, sono soddisfatta e mi auguro, ecco, invito il vice sindaco Gamba a magari a portare la discussione, ecco, non arrivare magari con la delibera già pronta all'ultimo momento, ma magari anche attraverso la commissione consigliare competente a discuterne a tempo debito, perché comunque è un'operazione straordinaria e che ha dei rilievi, insomma, importanti, anche degli effetti importanti, e per cui è giusto che il Consiglio Comunale sia messo a conoscenza in maniera approfondita sulla materia. Grazie. Siamo al punto 10. Interrogazione presentata dai consiglieri Mirko Costa, Riccardo Samaria e Giuseppe Vignato del gruppo Valore Comune, ad oggetto quali sono le scelte dell'amministrazione in merito all'apertura in città di un ulteriore, fra parentesi, ottavo supermercato nell'area ex Invensys, dopo i nuovi già annunciati sull'asse via Vittorio Veneto, via Tiziano Veceglio. Parola al consigliere Costa per la presentazione. Consigliere Vignato, prego. In sintesi, l'interrogazione è molto specifica, no? Riguarda il terreno dell'ex Invensys, zona industriale, dove sembra sia stato ricavato un lotto di 7.000 metri quadri circa, su cui verrebbero costruite due unità di vendita, una da 1.500 e una da 2.500 metri quadri. Questa informazione sta girando a livello delle agenzie immobiliari e degli operatori della GDO, Grande Distribuzione Organizzata. Allora, si voleva sapere, appunto, se questa notizia risulta fatta la richiesta al Comune, agli uffici comunali, quali sono se ci sono stati contatti, appunto, tra l'amministrazione e la ditta interessata, che è la famosa ditta lì proprietaria che commercia in autoveicoli, se sono stati raggiunti gli accordi verbali anche in merito alla viabilità e quali sono, appunto, le intenzioni dell'amministrazione in merito all'apertura di eventuali nuovi centri commerciali di superficie superiore ai 1.500 metri quadri. Parola all'assessore Gamba, prego. Sì, grazie consigliere. Allora, premetto e premesso che non risultano agli atti degli uffici alcun procedimento avviato inerente a interventi di trasformazione edilizia urbanistica dell'ex fabbrica Invensys. Si rappresenta che l'amministrazione ha già più volte ribadito di non avere intenzione di consentire l'apertura di medie strutture di vendita con superficie di vendita maggiore di 1.500 metri quadrati, né di grandi strutture con superfici di vendita maggiori a 2.500 metri quadrati. Non ci sono stati contatti con la ditta proprietaria dell'ex fabbrica Invensys in merito alla conversione dell'area dall'attuale destinazione urbanistica a commerciale,
peraltro non necessaria, in quanto l'area risulta classificata nel PRG vigente in zona territoriale omogenea D, con sigla DPT, di completamento, nella quale risulta ammessa a semplice permesso di costruire l'insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, terziarie, ricettive, pubblici esercizi, nonché magazzini e depositi, come indicato dall'articolo 5.2 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore. La variante relativa alla città di centri frazionari, fermi restando i limiti imposti dalla legge per l'apertura di strutture di vendita oltre i 1.500 metri quadrati. Non essendo attivi procedimenti edilizi sull'area, non risulta agli uffici alcun contatto né accordo in riferimento agli oneri di urbanizzazione che potrebbero essere posti a carico della ditta. Non sono in corso né risultano elaborati programmi di attività di cui deve dare adeguata informazione al Consiglio Comunale e alla cittadinanza. Ho aggiunto questo perché vorrei che fosse sufficientemente chiaro. Rimane inteso che a parere di questa amministrazione le scelte strategiche del governo del territorio e delle attività anche a carattere commerciale che volessero insediarsi vanno attuate e disciplinate attraverso la pianificazione urbanistica, con attività di condivisione e concertazione delle scelte anche all'interno delle commissioni competenti. Consigliere Vignato. Risposta, ci ricorderemo di questa risposta dell'assessore all'urbanistica del 39, in Consiglio Comunale del 30 novembre 2022, se un domani qui dovesse arrivare appunto una richiesta di apertura di centri commerciali di oltre 1.500 metri quadri che spetta la cui delibera spetta appunto al Consiglio Comunale. Mi sembra che l'impegno dell'amministrazione di non concederli se dovesse essere delle richieste da parte di operatori, se dovesse arrivare ci ricorderemo di questa sua risposta. Grazie. Bene, punto 11. Interrogazione presentata dai consiglieri Mirko Costa, Riccardo Samaria e Giuseppe Vignato del Gruppo Valore Comune ad oggetto comportamento dell'amministrazione in merito alla domanda di contributo regionale per il Nevegal. La parola al consigliere Samaria, prego. Sì, brevemente rileggo le domande poste dall'interrogazione. Quindi si chiede al sindaco, in questo caso al vice, perché l'amministrazione non ha proceduto a completare la convenzione per l'erogazione del contributo regionale finalizzato alla manutenzione straordinaria degli impianti a fune in Nevegal, vista la disponibilità del bilancio comunale e del cofinanziamento del comune. Quali provvedimenti intende intraprendere verso l'assessore ai lavori pubblici per il danno provocato al comune? Se questa disattenzione comporta un ritardo nell'iter di acquisizione degli impianti dai privati e successiva concessione in gestione, e quali sono ora le intenzioni dell'amministrazione per intraprendere e sviluppare la concessione in gestione, sviluppare le attività che saranno date in gestione alla società dei privati? E se è possibile recuperare il rapporto di collaborazione con la Regione Veneto affinché possa concedere nuovi contributi, come pure l'amministrazione provinciale per la valorizzazione e lo sviluppo del Nevegal? E in ultimo, a quale punto stanno le progettazioni per il Nevegal di complessivi 2,7 milioni di euro finanziati con il secondo piano di rigenerazione urbana? Grazie. Parola assessore Roccon, prego. C'è da dire che il Nevegal sta proprio a cuore a tutti, eh? Il Nevegal, va bene. L'ho detto apposta per vedere se eri attento, sei. Allora, a seguito della richiesta. La cosa è reciproca. Vedo che siete ancora allegri. È una guerra tra avvocati qua, ragazzi. Allora, a seguito della richiesta intrapresa dai suddetti consiglieri, in risposta ai 5 punti si precisa quanto segue. Non corrisponde al vero che sussisteva una posta nel bilancio 2022 relativa al provvedimento di cofinanziamento, in quanto la richiesta inviata alla Giunta regionale a maggio 2022, il 16 credo,
dall'allora sindaco Massaro, aveva lo scopo di richiedere il finanziamento generico delle opere di manutenzione straordinaria per l'impiantistica Nevegal e non richiamava la disponibilità a cofinanziare le opere attraverso il proprio bilancio, né poteva esserlo in quanto nessuna variazione di bilancio era stata fatta dopo la richiesta o la comunicazione della Regione Veneto di disponibilità di finanziamento, prima evidentemente della scadenza elettorale. Il bilancio 2022 riportava la somma di 100.000 euro, vincolata però ai canoni di gestione disponibile, qualora ci fosse stata la conclusione del bando relativo all'acquisizione degli impianti da parte del Comune e conseguente affidamento per la gestione. La procedura per sottoscrivere la convenzione con la Regione Veneto per recuperare i 300.000 euro di contributo, così come i 200.000 euro da parte della provincia di Belluno, è tuttora in corso. Parlare di danno per il Comune è quindi inappropriato e fuorviante. Nel qual caso sarà opportuno valutare l'operato di altri amministratori che sulle promesse e relativi post hanno costruito una campagna elettorale. 3. Malgrado le difficoltà riscontrate già al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, dove veniva rilevato un notevole ritardo nell'avvio delle procedure di emanazione del bando europeo, con elementi peritali e consulenziali non propriamente utili a dare un quadro complessivo che non esponesse il Comune ad un ingente esborso del canone annuale per la gestione, l'iter per l'acquisizione e contemporanea gestione dell'impiantistica del Nevegal sta procedendo verso la sua fase finale di pubblicazione da parte della stazione appaltante di Vicenza, dopo ovviamente i dovuti approfondimenti essendo il bando a carattere europeo. 4. È un nuovo avvio di collaborazione con la Regione Veneto, non un recupero. 5. Sono stati affidati compiti di rilievo dei terreni e delle infrastrutture finalizzati alla progettazione dei due interventi previsti, quello del laghetto di contenimento per l'antincendio della Grava e quello dell'area sosta della sentieristica Nevegal, che verrà progettualmente predisposto per la sistemazione dell'area piazzale, diversamente da quanto disposto in fase di presentazione al bando. Consigliere Samaria, si sente soddisfatto, Milo? No, non mi ritengo soddisfatto in quanto i 100.000 euro c'erano, non erano vincolati, la somma si poteva spostare in parte capitale ed poteva essere utilizzata come cofinanziamento per prendere i 300.000 euro della Regione. E quindi sì, la risposta che ha dato l'assessore non è soddisfacente. Punto 12. Interrogazione presentata dai consiglieri Mirko Costa, Riccardo Sammaria e Giuseppe Vignato ad oggetto quali sono le scelte delle amministrazioni in merito alla società Dolomiti Ambiente SPA. Do la parola a consigliere Vignato, prego. Sì, il tema riguarda soprattutto la Dolomiti Ambiente, che sappiamo che la provincia vuole far acquistare senza gara, senza metterla sul mercato, da parte delle quattro società rimaste di gestione dei rifiuti provinciali. Quindi si chiede se detta amministrazione si è espressa in Consiglio di Bacino Rifiuti favorevolmente all'acquisizione della Dolomiti Ambiente, con quali motivazioni gestionali ed economiche, a quale fair value, anche in chiave di responsabilità erariale, ritiene di acquisire la Dolomiti Ambiente, visto che c'è una perizia di 22.000, che gli danno un valore di 22.000 euro, una due diligence fatta da professionisti, mentre la provincia vuole 2.400.000, che è il loro book value, il valore di iscrizione nel loro bilancio. E quali sono, secondo l'amministrazione, le prospettive gestionali di breve e medio termine della Dolomiti Ambiente? Quando su detta acquisizione verrà posta l'attenzione del Consiglio Comunale, visto che essendo una partecipata maggioranza del Comune, le linee di indirizzo devono essere definite dal Consiglio stesso per quanto riguarda l'eventuale acquisizione da parte della Bellunum, e se sono stati considerati l'impatto di detta acquisizione sulle tariffe dei rifiuti a carico di famiglie e imprese e quali altri impatti che potrebbero esserci sul bilancio comunale. Infine, se si conoscono le intenzioni dell'amministrazione provinciale sull'utilizzo dei fondi derivati dalla vendita dell'Omiti Ambiente e come sarà formalmente impegnata rispetto delle stesse. Grazie. Prova, assessore Gamba, prego.
Sì, grazie. Allora, sul punto 1, lo rileggiamo o rispondo solo? Consigliere, rispondo solo. Sì. Considerati gli indirizzi già stabiliti dal Consiglio Comunale con delibera numero 53 del 30 giugno 2021 e che l'Assemblea di Bacino ha da ultimo confermato la propria progettualità nella seduta del 28/11/2022, per quanto riguarda le motivazioni gestionali ed economiche, siamo in fase di acquisizione di tutta la documentazione necessaria a definire l'operazione. Punto 2. Non sono ancora ben definite le modalità finanziarie per l'acquisizione della società, la Dolomiti Ambiente SpA, che evidenzia per l'anno 2021 un bilancio in perdita e prospetta per l'esercizio 2022 un risultato utile. È chiaro che è prioritariamente necessario acquisire un piano economico-finanziario della società stessa, anche in relazione al fatto che tale operazione sarà sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti. Punto 3. Come già detto, prioritaria è l'acquisizione del piano economico-finanziario che deve prospettare gli investimenti necessari a far sì che la società Dolomiti Ambiente diventi parte attiva e fondamentale del sistema integrato dei rifiuti per tutta la provincia di Belluno. C'è in corso, già in graduatoria, sul PNRR, un finanziamento di 26 milioni di euro che è stato chiesto dall'Unione Montana Feltrina per quanto riguarda proprio queste opere. Il punto 4. Come previsto dalla normativa, l'operazione verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nei tempi che saranno concordati con tutti gli enti coinvolti. Il punto 5. Questa operazione è stata pensata dal Consiglio di Bacino in quanto la provincia, sollecitata dalla Regione, avrebbe messo a gara la vendita della partecipazione alla società Dolomiti Ambiente, che detiene un impianto di smaltimento ritenuto strategico nel ciclo integrato dei rifiuti. Tutto questo è finalizzato a mantenere il più possibile calmierate e uniformi le tariffe che saranno però stabilite dalla competente autorità d'ambito sotto l'egida di ARERA. Punto 6. In Consiglio di Bacino il Presidente della Provincia ha dichiarato che la somma che verrà introitata verrà rigirata ai territori per i fini legati all'ambiente. Consigliere Vignato. Sicuramente è positivo il discorso dell'importanza di valutare gli aspetti in chiave di responsabilità erariale, no? Perché insomma, tra 22.000 e 2.400.000 c'è una bella differenza e chiaramente oltre agli amministratori delle società che fanno una decisione di quel tipo di sborsare 2.400.000 e anche i consiglieri di maggioranza nel caso fossero favorevoli oltre che alla giunta. L'impegno è non da poco, soprattutto di una società che comunque rimane in perdita perché il consulente che ha fatto la valutazione dice che manca un accantonamento di oltre 2 milioni per il post mortem della discarica di Pradelanta di Ponte nelle Alpi, per cui il valore patrimoniale praticamente si azzera. Poi non c'è nessun valore commerciale perché non viene posta in vendita, mentre se magari fosse messa in vendita si potrebbe avere un valore, oppure entrare in un gruppo di altre società ambientali del Veneto che fanno quel tipo di attività molto più grosse, anche 40 volte di più, tipo quella di Este, in provincia di Padova, e magari ottenere anche delle sinergie e delle economie di scala che potrebbero ridurre i costi di smaltimento di quel tipo per quel tipo di attività che fa la Dolomiti Ambiente. Ecco, non sono positivo sul fatto che non ci sarà un impatto sulle tariffe RSU, quindi qui aspettiamo i dati, alla luce anche del piano industriale che ha accennato l'assessore, ed è giusto che venga fatto, però il rischio c'è che questi 2.400.000 si ribaltino poi su famiglie e imprese in termini di aumento delle tariffe. Bene, passiamo al punto 13, interrogazione presentata dal consigliere Francesco La Grua, gruppo Lega Nord Liga Veneta, ad oggetto quando è prevista la prima gara di ciclocross lungo la pista ciclabile di Via Feltre. Parola al consigliere La Grua.
importante leggerla. Il sottoscritto consigliere comunale Francesco La Grua, visti gli ulteriori lavori per la predisposizione del percorso in via Feltre, chiede quando si svolgerà la prima gara di ciclocross lungo la pista ciclabile in via Feltre, articolo 2051 Codice Civile. Parola all'assessore Roccon, prego. Chiudiamo questo consiglio con lo sport, mi pare giusto, no? Sport. Allora, per i lavori di posa della fibra, non solo di via Feltre, che sta creando non pochi problemi, via Feltre in realtà è una via molto trafficata che richiederebbe un complessivo intervento di riqualificazione del manto stradale. Anche della rotonda finale verso Sedico, in cui sono previsti circa 125.000 euro di intervento. E soprattutto è utile definire una ciclabile che ciclabile non è. L'intervento di bitumatura è nei programmi dell'amministrazione che le note vicende di bilancio hanno solo posticipato. Certo è che la suddetta ciclabile va rivista nella sua collocazione, pericolosa e non certo citabile tra le ciclabili di Belluno. Se a questa pseudo ciclabile ci si aggiungono anche le corsie ciclabili eseguite lungo le strade cittadine che ne aumentano la pericolosità, è evidente che, alla luce di quanto detto, la cosiddetta bicipolitana di Belluno deve assolutamente essere rivista e messa anche operativamente a norma, più che altro. Parola consigliere Grua, prego. Anco e voglio dormire. Se sì, se ne passo in pip. Se sì, ne passo in pip. Magritte. Vedete? Parliamo in italiano. Beh, voi avete parlato in latino, quindi a me capita di parlare in francese. Io ho avuto l'ispirazione per questo, alle ore 00:24 di notte, il segretario comunale me l'ha anche fatto notare, mandando un'email, e dopo l'ho razionalizzata l'indomani con questo scritto, mantenendo comunque la tecnica dell'automatismo. Tutto ciò per dimostrare, come io sto professando da qualche ora, il surrealismo politico. Sapete cosa è successo all'esito di questa mia provocazione? Un gruppo di ragazzi ha detto che vuole fare una gara. Il figlio di una nostra collega consigliere comunale, che non cito, diventerà rossa, ha detto: potremmo fare anche una pista di cross. Ebbene, io penso che il surrealismo politico sia quello volto alla ricerca di un punto di incontro tra sogno e realtà, lo stato creativo di veggenza, di sogno vigile. Giovanni Storti, che è uno del gruppo Aldo, Giovanni e Giacomo, ha colorato di rosso le ferite delle strade cittadine di Milano, sostenendo che i buchi fossero appunto ferite. L'amministrazione comunale di Milano è intervenuta, riparando le ferite. Dobbiamo guardare oltre. Ne abbiamo parlato anche in una maggioranza. E sono stato schernito per primo da mia moglie perché nel 2007 proposi di fare una pista in plastica su Nevegal. Assessore Roccone, ne abbiamo già parlato. Non è escluso che si possa fare. Poi una volta mi è capitato di incrociare il presidente del BIM che parlava con il compianto Celeste Bortoluzzi, il quale Celeste Bortoluzzi disse al presidente del BIM, del GSP: Franco, voglio le strade come un biliardo. Ricorda? Io vorrei le strade come un biliardo, io sono un amante dello snooker e quindi mi piacerebbe pensare questo. L'articolo 2051 del Codice Civile... terminare. No, sono tre minuti. Tre minuti. Alla replica sono tre minuti. Deve semplicemente 5, dire. Io ho tarato. Allora, può dire
Semplicemente se è soddisfatto o insoddisfatto e ha tempo tre minuti. Ma lei ogni volta mi interrompe facendomi perdere il segno. Prego. Allora devo ricominciare. Se sì, ne passo in pip. Allora, fantasie che volano libere, fantasie che a volte fa ridere, fantasie che credono alle favole. Dobbiamo credere alle favole. Dobbiamo pensare Grazie. Che dobbiamo andare oltre, mentre Sono qualcuno guarda se questa non è una pipa. Grazie. Dobbiamo, una pipa con una P, dobbiamo invece pensare di creare delle nuove situazioni per favorire l'incontro dei giovani. Io ho proposto l'app, non va bene l'app, va bene qualunque cosa, per favore chiudere. Vogliamo guardare l'amministrazione. Interrompo. Io ho ancora 5 minuti che no. Mi ha tolto l'altra volta. Chiudi, intero. Non sono